Dicono in chat che Telegram è efficace da quanto vedono. Buono a sapersi. Ok, siamo in diretta, ragazzi. Buonasera. Ottimo. Buonasera a tutti. Mi presento, io sono, per chi non mi conoscesse, sono Simone, presidente della Litera TC Control, e siamo qua ancora questa sera radunati con Pasquale, che terrà una lezione sul sistema pneumatico. Dico bene? Sì, in realtà sarà una comparazione con. Sarà qualcosa a quattro mani, per così dire, visto che ci raggiungerà breve Stefano, faremo più che altro una comparazione dei sistemi. Quindi compareremo il sistema pneumatico Boeing con quello Airbus e poi Comparazione vedremo con anche, nel sarà caso, in base qualcosa a anche a come vanno quattro le mani, domande, per così di dire, visto che portare avanti il discorso anche su altri ci sistemi, raggiungerà eventualmente breve potrebbero Stefano. essere Faremo più interessanti. che altro una Comunque è comparazione uno dei dei tanti sistemi. appuntamenti Quindi che insomma, compareremo a il cui sistema partecipo ben pneumatico volentieri con i Boeing con ragazzi di quello VIG, Airbus, facciamo e poi approfondimenti vedremo un po' anche su abbastanza il grafo, in specifici base anche a come vanno. sull'aeronautica. In particolare in questo periodo ci stiamo dedicando molto alla tecnica, probabilmente alla parte più ingegneristica, più di sistema, insomma, degli aerei. Per cui sono innanzitutto lieto e veramente contento di poter divulgare quello che, insomma, nel corso del tempo, scusatemi, ho potuto apprendere, quindi di, insomma, divulgare con voi queste informazioni. Ugualmente, a breve ci raggiungerà, ecco, Stefano, che ci aiuterà in questo anche per quanto riguarda cugini Airbus, e, per non dire fratelli, diciamo così. E niente, nel frattempo possiamo dedicarci alle domande se siete d'accordo, se ci sono delle domande su Sì. quanto abbiamo detto precedentemente o insomma qualsiasi approfondimento voi vogliate, possiamo un po' discutere di questo se lo desiderate. Di questo o anche di altri sistemi, se avete delle curiosità, dei dubbi, qualche volta qualcuno mi chiedeva informazioni specifiche perché magari fa simulazione, qualcosa non gli è chiaro. Io sono, insomma, non sono esperto di simulazione, però se posso aiutarvi lo faccio volentieri per quanto riguarda l'aspetto più tecnico, ecco, aeronautico, dall'approccio più reale, diciamo, ecco così. Ecco, io volevo anche ricordarvi. Vai Esatto. Simone. No, voglio dire che ovviamente per chi è live può tranquillamente fare domande e ovviamente le riporteremo a Pasquale, quindi Pasquale poi risponderà tranquillamente senza, credo, nessun con tutta la voglia di rispondere, credo, eh? Sempre se è Boeing, poi per Airbus ci penserà a persone specializzate. Beh, sì, domande specifiche o anche generali di carattere aeronautico, insomma, quello che desiderate. Esattamente. Io colgo l'occasione per, diciamo, fare una richiesta, se si può, Pasquale. Certo, dimmi La tutto. richiesta è se puoi fare, ovviamente, vedendo le tue lezioni e video su internet, vedo che i tuoi video non superano più di 20 minuti, magari anche qualcosa di mezz'ora, se non erro. Però se puoi fare un User was moved to your approfondimento channel. vero e proprio sulle carte VFR, come leggere le carte VFR, se si può, se non si può, non ti preoccupare. Allora, sì, Domenico, anzi, Domi, scusami. Esatto, con la N, se... Con la ma... N, sì, di con la N, novembre, sì. Doni. Sì, assolutamente. Io ho fatto un video in cui parlavo delle carte VFR, è un Sì, video l'ho abbastanza, visto. di carattere abbastanza generale, Sì. generico, insomma. Non c'è molto di più da dire sulle carte VFR, in realtà, di quello che ho detto sul video, per cui se ci sono delle richieste specifiche, ben volentieri, No, insomma. mi chiedevo, essendo l'evento avendo partecipato all'evento a Bari, quel giorno sei hai esordito dicendo: guarda, ci hanno appena detto che lo spazio aereo vicino alla Fiera del Levante è User was vietato. moved to your channel. Ok, era così, se Ok, non ricordo. quello però non ha a che vedere con le carte, perché quella Ok, è ma io come un'informazione so operativa. come non passare da quella zona? Ok, perfetto. E questa è la richiesta, insomma. Allora, ottimo.
ogni volta che pilota va in volo, che sia un pilota privato, un pilota di linea, ovviamente per i piloti di linea ci sono dei vantaggi, in quanto comunque ormai con l'informatizzazione, con l'utilizzo di applicativi come per esempio Lido, Lima India Delta Esatto, Oscar, sì. si ha la possibilità di, no, per chi lo usa poi, perché è un prodotto comunque che, di cui le compagnie si stanno dotando, chi usa Lido, chi usa altri programmi, però sostanzialmente di che cosa si tratta? Sono dei software che si occupano di sostanzialmente generare un dispaccio di volo in cui siano presenti fogli di carico centraggio, indicazioni per il Sì. carburante, eventualmente il tankering, tra le varie cose, ovviamente la rotta, tra le varie cose, il meteo e i NOTAM. Allora, per quanto riguarda i NOTAM, NOTAM, che è una sigla, sta per Notice to Airmen, quindi quindi informazioni per il personale navigante potremmo tradurre, cosa abbastanza maschilista se vogliamo indurre una vana discussione, visto che non Eh esiste il not woman, ecco, sì, però infatti. passatemi la battuta. Ecco, che cosa c'è nel NOTAM? Nel NOTAM ci sono circolari di carattere operativo, cosa significa? Tutto quello che ha a che vedere operativamente col volo. VOR che non funziona, pista chiusa a causa di X, spazi aerei attivi, cioè, o meglio, zone regolamentate attive o non attive, che so, poligoni di tiro che magari hanno la loro zona regolamentata, dove c'è scritto Active by NOTAM, quindi non è attiva da una data a un'altra, da un'ora ad un'altra, ma è semmai attiva, appunto grazie a un NOTAM, quindi uno aspetta il NOTAM e controlla i NOTAM. Quindi, per racchiudere un po' la domanda, chiaramente ogni volta che si va in volo si deve avere contezza di quello che circonda l'aeromobile, al di là del meteo, anche di tutto quello che può riguardare operativamente il volo. Mi spiego. Se io decollo, per esempio decollassi, immaginiamo un mondo in cui i controllori di volo siano distratti, molto distratti. Io decollo dal mio aeroporto, sto facendo un volo di linea da Bari, come dici tu, verso Brindisi, immaginiamo che esista questo volo di linea. E devo sorvolare una data porzione di spazio dove ho delle aree regolamentate, quindi delle aree dove per accedere ho bisogno di una preventiva autorizzazione o comunque sono soggette a una regolamentazione, quindi sono aperte in certi orari, chiuse in certi orari. Ovviamente non è che l'aereo di linea è più scemo o più furbo dell'aereo di aviazione generale, per cui per lui quelle zone regolamentate non valgono. No. Le zone regolamentate valgono per tutti gli aeromobili, per cui io, per esempio, conduco il mio volo Bari-Brindisi ogni giorno, un bel giorno, puta caso l'8 settembre del 2018, volo su Bari e mi rendo conto che a un certo punto un controllore mi chiama con una certa ansia e mi dice che io sto, cioè, ho sconfinato all'interno di un'area regolamentata chiusa, che è un'area che per esempio è stata istituita sopra la Fiera del Levante e che va, User joined your immaginiamo, il channel. centro della Fiera del Levante che avrà le sue coordinate, ci sarà un raggio, quindi che so, tipo 10 miglia, sto esagerando, Sì. 10 miglia attorno alle coordinate della Fiera del Levante, quindi io ho una carta dove ho un reticolato, posso User in your plottare questo channel punto, timed posso out. disegnare un cerchio di 10 miglia. Oppure in altri casi si danno i punti dei vertici di ogni singola coordinata, per esempio per fare un quadrato, per fare un poligono, mi vengono dati, per esempio, mi vengono date le quattro coordinate, per esempio, dei quattro vertici, quindi io con la riga unirò i puntini. E quindi so che a livello orizzontale quell'estensione di terra non è User entered your volabile, channel. da quale quota a quale quota è sempre indicato nella zona regolamentata. Allora, non tutte le zone regolamentate mi vengono in mente così, perché ce l'ho mo' davanti agli occhi per questioni altre, la Romeo 310 o la Romeo 311 che sono presenti al di sotto del Gargano, ecco, quelle sono zone regolamentate fisse che i militari utilizzano per le loro esercitazioni. Quindi quando i militari devono utilizzare quelle aree, generano un NOTAM che dice l'area R310, che sulle cartine è più che indicata, sarà bloccata da questo giorno a quest'ora, a quest'ora, perché
per cui quell'area ha già una sua forma e fanno il Notam. Quando invece l'area non esiste, perché magari la Fiera del Levante c'è ora, ma non ci sarà per Per sempre, sempre, sì. ecco che io faccio un Notam dove dico anche se l'area regolamentata non esiste, la creo in questo momento e la creo proibita, la creo regolamentata, la creo pericolosa perché magari devo svolgere, che so, un air show con i droni, quindi quell'area per gli aerei è pericolosa, per cui creerò a manina ad hoc un'area regolamentata, un'area proibita, un'area pericolosa che avrà una data estensione territoriale, una data altitudine di inizio, una data altitudine di termine. Tutto questo lo trovo nei NOTAM. Ora uno può dire, vabbè, ma quindi io mi devo leggere i NOTAM di tutto il mondo? È quello che ti stavo per dire, perché le Ecco. pagine di Notem sono User tipo joined your channel. 29 quelli che mi stampa a me. Benissimo. Benissimo, perché non c'è la possibilità, almeno ora ti indico dove andarle a reperire in maniera più filtrata. Apparentemente i NOTAM sono di tutto il mondo, quindi io prendo tutti i NOTAM e dico, poi me li devo stare a vedere io. Ricordate sempre che la responsabilità di queste cose è sempre del pilota. Del pilota, sì. Però io come faccio? Chiaramente è impossibile andare a controllarsi tutti i NOTAM del mondo, per cui esistono svariati tool. Tra i tanti, se voi scrivete NOTAM su Google FAA, verrà fuori un bel Defense Internet NOTAM Service delle FAA che risponde a questo link. Ora, senza entrare troppo nel merito, FAA e FAA sarebbe Sì, è NOTAMS.faa.gov, quindi facendo lo spelling sarebbe November Oscar Tango Alpha Mike Sierra punto Foxtrot Alpha Alpha punto Golf Oscar Victor. Oppure cercando semplicemente NOTAM FAA su Google vi uscirà Defense Internet NOTAM Service e cliccando lì avrete una maschera di filtraggio abbastanza elaborata per vedere i NOTAM. La cosa più semplice da fare è mettere lì su nel riquadro che c'è in alto il codice ICAO dell'aeroporto e tu c'hai tutti i NOTAM di, per esempio, gli aeroporti. Quindi, per esempio, per fare il caso di Lima India Bravo Delta e Bari, per fare il caso della Fiera del Levante, io li vado a cercare. User joined your Ovviamente non mi channel. aspetto di trovare dentro l'aeroporto il fatto che ci sta una zona regolamentata o proibita nei dintorni, perché chiaramente questi sono i NOTAM dell'aeroporto. Infatti, se li andiamo ad aprire i NOTAM dell'aeroporto di Bari, abbiamo un NOTAM che riguarda delle procedure, delle frequenze più che altro delle procedure, il fatto che l'NDB di Brindisi non funziona, non sarà più funzionante per sempre, anche se questo NOTAM continua a rinviare, il fatto che alcune luci sulle torri non sono segnalate, i lavori in corso che ci sono all'aeroporto e tutta una serie di altre cose. Come vado a cercare un NOTAM che mi interessa? Beh, allora ho due metodi. O al posto di Lima India Bravo Delta vado a mettere Lima India Bravo Bravo. Questa è la FIR di Brindisi. Ecco, in tal caso otterrei un'enorme quantità di NOTAM perché anche la FIR di Brindisi chiaramente è enorme. Oppure posso fare una cosa un po' più semplice. Vado giù, se notate c'è Geographical Radius Source, ad un certo punto sotto tutti questi tasti, Sì. vado a mettere, per esempio, io so che il mio volo si terrà comunque entro un raggio di, mettiamo il caso 50 miglia, mettiamo 50 miglia dall'aeroporto di Bari, quindi Lima India Bravo Delta, metto 50 nautical mile e vedo tutti i NOTAM della zona, poi cliccando su View NOTAMs, tutti i NOTAM che sono presenti entro un raggio di 50 miglia attorno all'aeroporto di Bari o attorno, che so, a qualsiasi altra cosa, a qualsiasi User altro in your aeroporto channel mi timed interessi. out. A destra posso mettere tutti i NOTAM attorno a un determinato punto. Oppure, altra soluzione, ma bisogna che sia certificata questa cosa, perché chiaramente io ve lo sto dicendo, lo ripeto, serve che il software sia certificato se state volando veramente. Bene, esistono dei software che vi semplificano questo lavoro. User joined your channel. Non ne ho idea, il Lido è uno, per esempio, che tra le altre cose vi dà anche tutti i NOTAM lungo la rotta. Quindi voi andate a dire io andrò da User qui a joined your qui channel. secondo questa rotta e entro un certo spazio attorno alla rotta, quindi non attorno all'aeroporto in questo caso, come in questo caso, voi avrete tutti i NOTAM, quindi tutte le circolari, per esempio, le zone regolamentate, gli aeroporti chiusi, i VOR che non funzionano e tutto il resto. Quindi, per
Ecco come si fa. Ora, questi software di solito costano un accidenti perché logicamente hanno un abbonamento, è un servizio a pagamento, qualcuno deve garantirvi questo servizio. E però, ripeto ancora una volta, se volate veramente, questi software devono essere certificati, perché so di qualcuno, per fortuna non professionista, che vola con software non certificati. Ok, Addirittura. Pasquale, ti riporto due domande che hanno fatto su YouTube. Allora, la prima di Intanto scusami Simone, Alessi spero di aver Pica. risposto alla domanda Sì, assolutamente, grazie Pasquale, Doni. grazie. Sì. Perfetto. Ci mancherebbe. Allora, la prima di Alessio Riga, chiede: com'è possibile a livello militare abbattere un aereo di un'altra nazione? Mi riferisco all'aereo russo abbattuto oggi. Donna santa. Prego. Non ho letto di questa notizia, vediamo subito. Vediamo che cosa è successo. Allora, io non sono esperto di aeronautica militare, sinceramente, non molto. Aereo Siria abbatte per errore jet militare russo. Vediamo un po'. Allora, beh, come avvenga. Comunque, ho un ritorno nel microfono, non so, Ci sarà forse è qualcuno mio. con l'audio aperto, non so. Adesso Ok. vedrò di guardare bene. Allora, come abbatterlo? Chiaramente è inutile che faccia la solita battuta stupida del fossilizzarmi sui termini. Diciamo che il metodo di abbattimento chiaramente è sempre fatto ad opera di missili o comunque dispositivi di questo genere che vengono lanciati ora da terra, ora da un altro aereo. Come sia possibile, questo non lo so perché. Ripeto, io non sono esperto di aeronautica militare nella maniera più categorica, cioè io ne so pochissimo, farei una magrissima figura a riconoscere aerei militari, cioè riesco a riconoscere senza troppi problemi l'Eurofighter e basta, cioè non conosco tanti di aerei militari, li sento, cioè se li sento nominare magari ho una vaga idea della forma che abbia l'aereo, però dei aerei militari sinceramente di meno di militari, quindi militare con militare non ve lo saprei dire. Ma, guarda Ha Pasquale, scritto, mi riferivo guarda. al fatto che fosse stato abbattuto per errore. Allora, io ho visitato una base militare, non posso dirvi oltre, in passato, una base di aeronautica militare con aerei operativi armati, cioè pronti allo scramble. Ovviamente non ho visitato l'aereo pronto allo scramble per ragioni evidenti, però quello che ci è stato detto, vi riporto testualmente quello che mi è stato detto dal pilota che in quel momento presidiava l'aereo che doveva andare eventualmente in scramble e che dava un po' di cose, fu che quando si sente che missili guidati abbattono per errore qualcosa, generalmente quest'errore non c'è, vista l'accuratezza di questi dispositivi. Ora, qua se ne potrebbero dire di tutti i colori, però ripeto, io nella mia ignoranza preferisco non parlare, nel senso che, no, che mi voglio nascondere da qualcosa, veramente non so, cioè non saprei proprio che cosa rispondere. Vi riporto questa frase che mi fece abbastanza pensare, cioè ricordate, diceva lui testualmente, che quando si sente quella cosa è stata abbattuta, quella casa è stata abbattuta per errore, quell'ospedale è stato abbattuto per errore, quell'aereo è stato abbattuto per errore, salvo dei missili artigianali, comunque quelli lanciati dagli aerei generalmente non si sbagliano, salvo in scenari molto particolari. Questo mi fu detto testualmente, per cui questo riporto. Non. Tra l'altro non ho letto nemmeno la notizia in quanto. Ma guarda Pasquale, tranquillo, che anche i giornalisti ne sanno meno di tutti noi, probabilmente messi insieme, perché la prima, diciamo, notizia ufficiale che era uscita era stato appunto abbattuto un caccia militare, morti tutti e 14 gli occupanti, e il che già soltanto questa dicitura fa capire quanto ne sanno. Che vi devo dire? Ok, poi una seconda domanda da Marco Pace ci chiede: che ne pensi del Boeing 797? Riuscirà veramente a rimpiazzare il buon vecchio Oddio. 757 nel middle of the market? Boeing 797, sto cercando su Sono uscite un Google. po' di vocine, eh.
Intanto Vediamo ripetiamo un che po'. Pasquale sta rispondendo ad alcune delle vostre domande, questo in attesa appunto che arrivi Stefano per poi procedere con quello che sarà l'argomento della serata. Allora, ragazzi, io vi dico una cosa. Mo sto cercando questa notizia. Allora, tre valutazioni senza che il buon Marco Pace, che saluto, tra l'altro, so che è mio fan sul canale, me ne voglia, però prendetela così, non fatemi passare per antipatico, ecco. Prendete questa cosa che vi sto per dire così com'è, diciamo, come una sorta di attitudine a cui vi invito anche. Secondo me, allora, io non sapevo manco che stessero facendo il Boeing 797, però probabilmente non lo stanno nemmeno facendo, nel senso che io ora sto cercando proprio una notizia della Boeing, proprio della Boeing, ma al momento non la trovo, per cui mi dovrei sicuramente documentare perché, ripeto, sono personalmente infastidito dal parlare di cose che non conosco, non mi sento né a mio agio né a mio uso perché comunque desidero parlare di cose che conosco, così posso parlare di qualcosa. Questa proprietà di parlare di cose che non si conoscono la lascio a politici e personaggi dello spettacolo, ben volentieri. Però, ecco, io non sapevo di questo 797, non riesco a trovare, ma ora nella fretta di questa Non ne ricerca, troverai. del 797, User in your channel probabilmente timed out. è una sciocchezza, cioè lo vedo così perché figurati se la Boeing che realizza un aereo non ha interesse a far parlare di sé di questo aereo, però eventualmente fosse vero, diciamo che la Boeing, come credo che comunque stia lavorando a qualcosa, però come facciamo a dire adesso se rimpiazzerà il 757 o se sarà un aereo che avrà sempre un'ala, due semiali, due motori, se ne avrà tre, quattro, uno, se non ne avrà proprio, che ne sappiamo? E sto ironizzando User ovviamente. entered your channel. C'è nulla, diciamo, adesso su cui lavorare, almeno non, nulla che io conosca. Quindi rispondere a questa domanda, sinceramente. Scusami se mi intrometto, Ok. Pasquale, che io sappia, l'ultima notizia della Boeing ufficiale è stata del 777X. Esatto, e tra l'altro sta Sì, uscendo tra infatti. pochissimo, nel Quindi 2019, se non penso non sbaglio. Che tra che. parentesi è una figata assurda. Bellissimo, le winglet elettriche sono qualcosa di fantastico. Poi c'è un altro ragazzo che ci chiede, si chiama Drade Comics, ci chiede come funziona la modalità standard dell'altimetro. Tra l'altro, ringrazio tutti i nuovi iscritti. C'è La modalità una. sta. Ah, ok. Scusami se vi interrompo, però c'è uno su Facebook che ha linkato un articolo. E se te lo metto proprio nel TS, Sì, mettilo sul Pasquale, TS. proprio appunto Se del Boeing basta che non 797. sia tipo su mammainformate.it oppure su No, siti del genere. la fonte, non mi chiedere la fonte, però sembra, diciamo, un fly orbit news, insomma. Mamma mia. L'ho linkato su TS, se vuoi, diciamo, poi, Sì, diciamo. sto aprendo. Ah, è quello che avevo trovato anche io. Allora, vediamo il sito che riferimenti ha. Vabbè. Allora, vi prometto che ci documenterò seriamente, però ora lascio spazio alle domande, perché veramente ci devo documentare. Sembra un sito affidabile, però anche La Repubblica è un sito affidabile, però una volta ha pubblicato una foto di un'onda ghiacciata, insomma, Ok, mi ha veramente preoccupato. Comunque. quindi c'è appunto questo ragazzo che ci ha chiesto come funziona la modalità standard dell'altimetro, immagino il Eh QNECO. sì, allora, la modalità standard dell'altimetro non è. Allora, non vediamola proprio come una modalità, è più che altro un settaggio che gli aerei di linea, praticamente tutti gli aerei di linea moderni, hanno un User in your tastino channel timed out. dove si va a premere questo STD o comunque standard, o no, almeno nel 737 è un tastino. Che preme in loco della regolazione dell'altimetro, dove c'è la manopolina per la regolazione dell'altimetro, c'è la possibilità non solo di girare questa manopolina, ma anche di premerla integralmente.
E quello che succede è che sostanzialmente l'altimetro diventa un altimetro in livelli di volo, o meglio, in altitudine di pressione. Che cos'è l'altitudine di pressione? Praticamente, allora, noi immaginiamo di decollare da un aeroporto, per esempio Roma-Fiumicino. Roma ha un bel tempo, quindi diciamo che c'è alta pressione. La pressione Easy, trovo atmosferica è anche oceano. alta, più alta del normale. La pressione normale, la pressione standard, è identificata come 1013,25 Pascal, 1013, diciamo. Che significa che quel dato giorno, in quel dato momento, la pressione a Roma sarà più alta di questo 1013, vuol dire che l'aria applicherà una forza maggiore sulla superficie. E ovviamente tra le tante superfici dove questa Easy, pressione trovo sarà anche maggiore, oceano. sarà anche maggiore dentro la capsula dell'altimetro, quindi dentro il sensore che fa funzionare l'altimetro. Questo fatto determina che se io avessi un altimetro senza possibilità di regolare, insomma, alcunché, io stando fermo a Roma, nel momento in cui arriva il brutto tempo, questo altimetro varia, più stabile. Perché chiaramente la pressione atmosferica cambia e l'altimetro funziona registrando la pressione dell'aria, prova insomma all'esterno dell'aereo, e quindi variando la pressione varierebbe anche l'indicazione che mi dà, ma questa è una sciocchezza perché chiaramente non è che il mio aereo si sta alzando o abbassando, è fermo a terra, per cui si sono inventati un regolaggio. Una regolazione dell'altimetro che consente di insomma settare effettivamente l'altitudine vera dell'aereo in quel momento. E chiaramente per farlo, quale metodo migliore se non quello di impostare una finestrella nella quale io, o meglio, inserire una finestrella nella quale io vado ad impostare la pressione atmosferica presente in quel momento. Apro e chiudo una parentesi, riportata a livello del mare con tabelle standard, per chi sta facendo qualche studio in merito. Diciamo che sostanzialmente quella è la pressione atmosferica che avremmo se l'aeroporto fosse a livello del mare. Chiaramente non ne, Pasquale, uno può. scusa. Sì. Sì, chi mi chiama? Sono io, Saremo. Guarda, allora mi ha appena risposto Stefano, è appena rientrato, tra poco arriva. Ok, va bene. Quindi dicevo, immaginiamo che comunque non tutti gli aeroporti sono a livello del mare, anzi quasi nessuno, per cui bisogna riportare questa pressione che io leggo all'altezza dell'aeroporto a quella del livello del mare, in modo tale che l'altimetro mi dica sempre a che altezza sono dal livello del mare. Io non ti sentivo, non so se mi hai capito che ho detto qua la connessione Sì, ho regge, mi hai ricevuto. sentito? Ok, perfetto. Allora, quindi io metto quella finestrella, la pressione atmosferica come se io fossi a livello del mare. Ovviamente l'altimetro cosa fa? L'altimetro lo dovete sempre immaginare come un misuratore di distanza da una superficie isobarica, che significa un misuratore di distanza dalla pressione che voi avete indicato, cioè lui sta dicendo: ah, quanto mi hai detto l'UNH, cioè questo valore che io vado ad inserire, 1019, quindi so che in condizioni standard, ogni ettopascal di meno che io sento da questi 1019 sono 27 piedi più su. Quindi, per esempio, se il mio aeroporto si trova a 270 piedi, l'altimetro sa che si trova a 270 piedi perché sente 27 per 10, chiaramente, 10 ettopascal di meno di pressione in quanto l'aereo si trova più in alto di quota e quindi c'ha meno aria sulla testa. E quanta meno aria? Beh, ogni ettopascal di pressione esercitata sono 27 piedi, quindi se stiamo a 270 piedi sono 10 ettopascal. Quindi l'altimetro funziona così, non misura un'altezza in maniera assoluta, ma misura un'altitudine più propriamente rispetto al livello medio del mare se è impostato con il QNH. Ok, Pasquale, Tutto ascolta, questo, sì. abbiamo tre nuove domande. Io direi di fare una cosa botta e risposta abbastanza veloce, dato che tra poco arriva Sì, va bene, va Stefano. bene. Quindi, che cosa Ok, succede? vai, vai. Quando io vado a impostare la modalità standard, io vado praticamente a richiedere all'altimetro di funzionare in livelli di volo o altitudine di pressione. Cioè, l'altimetro funziona come se avessi impostato nella finestrella 1013 e questo mi serve perché in quota, sopra una certa quota che si chiama transition altitude, io vado a
lavorare, vado a misurare le mie altitudini non più con il QNH dell'aeroporto di partenza, non più con la pressione presente all'aeroporto di partenza, ma con questa pressione che si definisce standard, che è detta QNECO, quindi Quebec November ECO, e che praticamente io, se voi provate al simulatore a mettere nella finestrella 1013 e poi premere il tasto STD, non succede niente perché semplicemente è proprio quello. Quindi un metodo rapido per impostare rapidamente, nel momento in cui chiaramente si passa ai livelli di volo, la pressione standard. Quindi questa è la risposta. Ok, poi tre domande nuove, quindi abbastanza velocemente che poi arriva Stefano. Avanti. Iniziamo. Allora, Antonino Arena ci chiede, un pilota preferisce specializzarsi su un determinato modello di aeromobile oppure può optare per più aerei? Che domanda strana. Allora, diciamo che di solito quando se si parla del momento dell'assunzione, non è il pilota che decide, comunque lui si propone a un dato numero di compagnie e poi valuta l'unica o l'unica compagnia che l'assume, magari ha un solo tipo di aereo, oppure ha bisogno di un certo numero di piloti, di cadetti, so, da specializzare. Da fare un type su quell'aereo, quindi è la compagnia che decide. Quando poi si è nella posizione di poter scegliere, o comunque si è nelle possibilità economiche, uno può sempre fare un type per conto suo, perché no? Cioè, nessuno vi vieta di fare un type rating su un 787 se ne avete le possibilità economiche. Ecco, quindi potete sceglierlo se siete nella libertà economica, ma Simo, generalmente. scusami se vi interrompo. Simo 1 chiede il link di YouTube. Sì, Ce l'ha. Buonasera, te lo passo subito. buonasera a tutti, ragazzuoli. Ciao, ci Ciao viene. Giuliano. Vai, vai avanti, Pasquale. No, questo è quanto. Quindi, sì, un pilota può scegliere se è nella possibilità economica di fare un type per conto suo, nel caso in cui la compagnia non sia interessata a quella posizione, ma comunque, cioè, deve avere un senso, almeno se si vuole lavorare. Poi, se si è ricchi sfondati, o si fa tutti i type del mondo e può pilotare tutti gli aerei del mondo, però deve avere pure l'aereo, è una compagnia che glielo affidi. Cioè, faccio un caso veloce e specifico. Mettiamo il caso che tu voglia prendere un type per il 797, no? Aereo che non esiste, che comunque non esiste adesso. Ce l'ha, non ce l'ha nessuno al mondo, però c'è la possibilità di fare questo type. Tu lo fai, ma poi dove voli? Devi fare un type che ti serva per poter volare da qualche parte, perché il type da sé non basta per volare, serve anche la macchina. Esattamente. Poi abbiamo ancora Alessio Riga che ci chiede come mai i motori dei nuovi Boeing hanno la forma ondulata alla fine. È una cosa estetica oppure hanno dei risvolti aerodinamici? Allora, niente di quello che vedete a bordo degli aerei, a bordo esterno degli aerei, ha a che vedere con l'estetica. Sì. Che poi il 787 sia un aereo fighissimo, ma questo è un discorso che viene poi dopo. Ma niente che abbia a che vedere con i sistemi è pensato per una questione estetica, niente che abbia a che vedere con l'aerodinamica ha a che vedere con una funzione estetica. Se domani viene fuori da ricerche che la forma migliore del muso dell'aereo è quella del, per esempio, camion di remo, metteranno al posto del muso dell'aereo appunto la forma del camion di remo, cioè Oh, c'è un Airbus 320, che facciamo? o se la forma dell'Airbus 320 è la migliore, ahimè, metteranno il muso dell'Airbus 320 anche al 737. Per rispondere alla domanda, quella forma ondulata non è, però questa domanda, questa risposta vi dà la possibilità di rispondere anche ad altre questioni. Quindi quando vedete qualcosa che abbia a che vedere con dei sistemi dell'aereo non c'è mai la necessità estetica, mai. La necessità estetica è sempre secondaria o terziaria. La prima cosa che serve è performance, che l'aereo voli, voli economicamente, voli bene e in maniera sicura. Perfetto. Quella formula, quella forma ondulata dei motori serve per questioni di noise abatement, quindi di riduzione delle emissioni rumorose degli aeromobili. Non so fisicamente come faccia. Però è stata studiata e ottimizzata in modo tale che sostanzialmente i motori di quell'aereo facciano meno rumore. L'hanno introdotta anche i motori LEAP, LEAP del 737 MAX, l'ho visto personalmente, e anche in soluzioni più antiche, diciamo più vecchie, su motori già preesistenti, ne avevo visti anche, non ricordo male, su qualche Embraer, però non vi so dire di più di questo. Perfetto.
Poi abbiamo Mike V che ha chiesto, ho visto che spesso su alcuni voli gli assistenti di volo hanno i gradi, anche se non ho mai visto più di una linea. Vuol dire che stanno facendo la scuola di volo? Gli assistenti di volo? Sì, mi ha scritto così, gli assistenti di volo. Ok, allora io uno degli ultimi viaggi che ho fatto ho visto una cosa che personalmente non avevo mai, insomma, visto, ovvero tutti gli assistenti di volo con i gradi. Allora, anche per quanto riguarda i piloti, comunque c'è da dire questo. Avevo intenzione poi di fare un video in merito, però poi vabbè, mi anticipo qualcosa. I piloti non hanno gradi specifici, cioè per lo più sono sempre quelli, però per esempio il colore dei gradi, se sono dorati, argentati, cosa significa una striscia, due strisce, tre strisce e così via, sono differenti. Cioè differenti da compagnia a compagnia. Ci sono compagnie in cui uno entra e magari è un, diciamo, primo ufficiale, così sta ancora sfrizzando la TPL per dirla così. Ha una striscia, ci sono compagnie dove invece è già due strisce, dove queste due strisce sono dorate, dove sono argentate. Quindi non c'è uno standard nei piloti, e come non c'è nei piloti, chiaramente non c'è nemmeno negli assistenti di volo. È una scelta estetica della compagnia. Quella è una scelta estetica, non è una scelta funzionale. Qui, casomai, se vedeste, non so, piloti con la stellina, quelli sono sicuramente più che comandanti. Quindi quello è sicuro, però per quanto riguarda assistenti di volo, comunque gradi inferiori, soprattutto quando esci, scusate, quando entri in compagnia, beh, lì c'è nessuna regola, ecco. Posso fare una domanda io? Vai. Vabbè, tralasciando il discorso, diciamo, per piloti e robe varie, io seguendo l'Fcom di Transavia, del 737, notavo che a volte non fanno aspettare i 3 minuti per il raffreddamento, oppure quando sei in taxi, loro permettono massimo il 40% di N1. Però questo 40%, ok, può essere superato in caso di single engine taxi? Beh, non so adesso le SOP di Transavia, sinceramente, però avendo i 737, diciamo che mi viene da dire che, beh, oddio, 40% non è riferito a un 40% impulsivo, mi spiego. Cioè, che io stia sempre a più del 40% anche con un motore solo, insomma, l'aereo va, cioè va parecchio veloce. Poi comunque il taxi ha un solo motore, laddove comunque le SOP della compagnia lo prevedano, e personalmente non ne so tantissimo, perché quasi nessuna compagnia in realtà che io conosca opera i 737, fa il one engine taxi. Però vabbè, al di là di questo, diciamo che Transavia lo faccia, non lo so se lo fa o non lo fa, però diciamo che con un motore solo al più del 40%, insomma, l'aereo va, l'aereo corre parecchio. Per cui non si riferisce al fatto che nel momento in cui io chiaramente debba partire, devo applicare un bel po' più di motore per vincere, diciamo, l'attrito statico dell'aereo, quanto penso si riferisca a un continuo 40% in più. Per cui sì, diciamo che comunque è un'ipotesi molto remota, me la vedo difficile rullare con un motore solo comunque a più del 40%. Invece Perché di se solito. una domanda su Facebook, Pasquale, penso che dovresti anche fare una botta risposta, visto che Vai. sì, ho letto su internet, la chiede Alessandro De Carne, ho letto su internet riguardo la potenza in CV, che sarebbe Cavalli vapore. esatto, di un aereo, mi confermi 50.000? E di quale aereo? Allora, risposta secca e rapida. Solo gli aerei a pistoni si possono misurare in cavalli. E comunque 50.000 è spropositato, cioè penso che nemmeno i transatlantici abbiano 50.000 cavalli. Però, beh, ora non vi so dire tanto di più, diciamo, perché non sono ferratissimo, però parliamo comunque di potenze
nell'ordine delle centinaia di cavalli di solito per quanto riguarda gli aerei a pistoni, a meno che non siano aerei particolarmente grandi, tipo, che vi devo dire, il DC-3, però sono aerei che ormai sono relegati a più i musei che al volo. Per cui, di solito, i motori a pistoni, la potenza erogabile da un motore a pistoni si misura in cavalli o comunque come potenza applicata all'elica, quindi come coppia, torque. Per le turbine chiaramente si misura la spinta, e la spinta essendo una forza si misura in newton, per cui sono due unità di misura che non vanno molto d'accordo. Magari c'è la possibilità di convertirle, insomma, di utilizzarle in maniera incrociata, però no, non così agevolmente, insomma. Però per rispondere, 50.000 è comunque tantissimo per un aereo. Non so se il DC-3 appunto con entrambi i motori ci arriva, ma dubito fortemente. Però no, no, assolutamente no. Perfetto, allora abbiamo altre due domande. Io avrei una domanda, allora, poi, se possibile. Sì, certo, tranquillo. Allora, Fava Vero ci chiede: come mai i piloti sono in giacca e cravatta e non in, una tuta tecnica molto più comoda, tipo militare? Ah, questa è una questione di stile, vi ho detto. Quello che c'è fuori dall'aereo ha a che vedere con le performance, quello che c'è dentro ha a che vedere con lo stile. Che vi devo dire, è più figo vedere uno con, esatto, l'uniforme, probabilmente agli occhi di una compagnia è comunque un identificativo univoco. Quando si è in aeroporto, voi siete in aeroporto, un pilota lo riconoscete immediatamente. Il senso dell'uniforme è duplice. Primo è sicuramente mettere tutti sullo stesso piano, ha una funzione psicologica, serve per dire che nessuno è meglio dell'altro, innanzitutto, e per creare un senso di uniformità, di appartenenza, per cui io sono pilota come pilota il mio collega, abbiamo condiviso entrambi un percorso simile, ragioniamo probabilmente alla stessa maniera, in maniera simile, lavoriamo in maniera simile. Secondo, l'uniforme serve per identificare univocamente il ruolo di una persona. Se ho i manutentori, per esempio, in tuta, non posso dare la tuta anche ai piloti e viceversa. Sulla comodità dell'uniforme se ne possono dire tutti i colori. Sì, l'uniforme non è comoda in assoluto, però sicuramente è un elemento distintivo che i piloti, di cui i piloti difficilmente si privano, i piloti professionisti. Innanzitutto perché è sudata quell'uniforme, cioè l'uniforme è per un pilota che, insomma, ha avuto la fortuna, perché secondo me è la fortuna, di sudarsi le licenze, quella uniforme è un orgoglio che si porta, non è, per qualcuno lo è, purtroppo, vabbè, pace all'anima sua, diciamo, per qualcuno è un vanto eccessivo, diciamo, come un costume carnevalesco, per cui è qualcosa da mostrare perché è bello, perché fa charme e tutto il resto, ma per altri, per la maggior parte, è quasi una bandiera che si porta proprio a dimostrazione del percorso arduo che si è dovuto fare per poterla indossare. E quindi questo è il senso dell'uniforme, secondo me. Poi ho così una cosa per vostra curiosità più romantica che mi è stata detta, non so se è vero oppure no, diciamo che la camicia bianca sta per, diciamo, la purezza, tra virgolette, questa cosa alta, sai, di volare, comunque il bianco, il cielo, eccetera. E la cravatta nera, o comunque scura, è un segno di lutto che si porta a memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per poter rendere il volo più sicuro. Questa è una visione più romantica. So quanto sia vera, mi è stata detta più volte, però ve la riporto così com'è. Matteo aveva una domanda. Matteo? Vai. Matteo Losardo. Allora sì, volevo chiedere, innanzitutto piacere, sono Matteo. Volevo piacere chiedere mio. Qual è la differenza tra un fly-by-wire alla Boeing, come per esempio quello del 787, e uno all'Airbus 320, per esempio? Allora, io, come ho detto, premetto che non conosco bene il fly-by-wire dell'Airbus, però volendoti rispondere così botta e risposta su quello che più o meno so, è che comunque l'approccio fly-by-wire della Boeing, su aerei comunque grandi, perché solo gli aeri grandi ce l'hanno, della Boeing,
è un approccio diretto, cioè più che altro si tratta solo di modificare il modo in cui il segnale viene trasmesso dalla cloche, sostanzialmente dal volantino, alla superficie. Per quanto riguarda Airbus, invece, nel mezzo ci sono dei computer che si preoccupano di non far superare limiti di carico e vari altri fattori all'aereo, per cui l'approccio Airbus è: io ti controllo l'aereo in modo tale che tu non faccia sciocchezze. L'approccio Boeing è: tolgo i cavi, i tubi e tutto quello che c'è di dentro per trasferire il segnale, ti metto un potenziometro, un misuratore di posizione della posizione del volantino e poi un trasduttore, un filo elettrico e poi un attuatore elettrico che sente il segnale appunto elettrico e lo fa diventare un movimento sostanzialmente della superficie. Poi abbiamo perfetto, grazie. Stefano della Fly Milano che ci chiede: è vero che per un volo VFR in Italia ci vuole il piano di volo? L'ho chiesto essendo un pilota in Francia. Non sempre. Allora, la regolamentazione è uguale ed è quella EASA. Non c'è distinzione fra Italia e Francia, a meno che la Francia non abbia delle deroghe. Ti ringrazio Alessandro De Carne per la risposta dei 50.000. Prego, ma ci mancherebbe. Non so se, ripeto, in Francia ci sono delle deroghe, però il piano di volo è, se volete prendo la normativa, ve lo dico subito, quando è necessario il piano di volo, però il piano di volo è innanzitutto è un qualcosa di consigliabile, al di là di tutto. Se fate VFR, io il consiglio che vi do, il piano di volo non vi costa niente a farlo, è gratis, lo fate. Forse altro perché sul piano di volo c'è una cosa importantissima scritta che riguarda alcuni item che sono sostanzialmente quante persone avete a bordo, quanto è la vostra autonomia e quali equipaggiamenti di emergenza avete a bordo. Queste informazioni, laddove comunque le passate in un piano di volo abbreviato, le prime due, comunque che fate in frequenza, comunque averle scritte da qualche parte fa sempre la differenza. Cioè, conto è un aereo con un passeggero, un conto è un aereo con quattro passeggeri, sei passeggeri che per un motivo X va giù in un spazio golf dove nessuno, magari in avaria radio, mettiamo il caso peggiore, nessuno sa di questo aereo. O meglio, dovrete aspettare tutta la fase di all'ERF, INCERF, tutto il resto, insomma, INCERF, all'ERF e tutto il resto, per vedere arrivare poi il SAR. Comunque passerà una mezz'ora prima che qualcuno si faccia una domanda: ma l'aereo che doveva fare il riporto di posizione dove sta? Per cui il piano di volo è sempre importante, perché il piano di volo è qualcosa di scritto, che rimane ai documenti, che dimostra una certa attitudine anche professionale al volo. Ovviamente se uno vola così pace, se è esentato a fare il piano di volo, pazienza. Però io vi consiglio personalmente di farlo sempre, se non vi costa nulla, perlomeno farete un piano di volo abbreviato. Quindi il piano di volo in Italia è essenziale, se chiaramente dovete varcare i confini nazionali, il piano di volo lo dovete avere per forza. Se dovete uscire dal CTR, se non mi sbaglio, ve lo dico subito, prendere la normativa e ve lo dico subito. Per cosa, Pasquale, scusami? Piano di volo. Quando è essenziale presentare un piano di volo? Ok. Allora. Il piano di volo va presentato sempre dopo il volo, giusto? Viene inviato oppure... Io, sì, prima del volo. Voi direte, ma come, non lo sai? Come? Allora, ogni volta che si deve dire qualcosa è meglio attenersi, piuttosto che dire sciocchezze, perché magari uno non ricorda, le cose sono tante. Intanto che cerchi, Pasquale, nascondendo? Sì, dimmi, Remo. Ripeto la sorpresa che ci hai fatto venerdì sera quando ci hai portato in volo notturno. Intanto che cerchi, dico, in merito al volo notturno che ci hai portato venerdì sera, la sera prima dell'evento, che ci hai fatto la sorpresa, chiedevano: ma quello è stato un VFR notturno o un volo IFR? VFR notturno. Ok, perfetto, grazie. Allora,
Eccolo qua. Flight planning. Allora. Parliamo dei VFR. Allora, il piano di volo è obbligatorio per qualsiasi volo che abbia a che vedere con il servizio di controllo. Quindi se utilizzate il servizio di controllo, il piano di volo è obbligatorio. Tutti i voli IFR, chiaramente, entro gli spazi aerei a servizio consultivo, che vabbè, ovviamente troverete. Per tutti i voli lungo rotte, o dove richiesto dall'autorità competente, qualsiasi volo entro rotte designate, richieste dalle autorità competenti, per facilitare il coordinamento con gli enti ATS degli stati confinanti, quindi quando dovete varcare i nazionali, qualsiasi volo che attraversi i confini nazionali. E poi in più, il piano di volo deve essere presentato anche per i voli VFR, che attraversano le FIR internazionali, e i voli VFR condotti all'interno di spazi controllati, call e atterraggio, aeroporti sede di ATS, e per i VFR notturno. Questi sono le casi in cui voi il piano di volo lo dovete presentare, praticamente sempre, a meno che non volate in spazi aerei golf decollando da aeroporti non controllati, eccetera, insomma. Perfetto. Poi abbiamo... È finito, mi confermi? Sì, sì. Ok. Francesco Marrazzo che ci chiede: è possibile che la troppa automazione stia un po' mettendo da parte il ruolo dei piloti? E qual è il ruolo dei piloti? La domanda successiva. Esatto. Cioè, il pilota cosa è chiamato a fare? Voglio fare un parallelo per rispondere a questa domanda, che è sempre molto annosa, devo essere sincero, ma non chiaramente rispondo ben volentieri, perché mi rendo conto che alla base di questa domanda c'è una considerazione sbagliata che le persone hanno del ruolo del pilota. Poniamo il caso di un medico, del 1600, no? Ma anche prima, diciamo più antico, sa qualcosa di medicina, chiaramente, non, col senno di poi nemmeno più di tanto. Il ruolo del medico è un ruolo di talmente verifica e conforto delle persone, perché la medicina non può tutto, non poteva nel 1400 curare la peste, per esempio, sto facendo un caso. Per cui il medico arrivava con questa maschera, col naso grosso, con all'interno il naso grosso conteneva, no, queste sostanze. Voi direte: che cavolo sta dicendo? È un esempio che vi fa capire un po', vi risponde alla domanda. Questo naso grosso, c'erano queste essenze che secondo la medicina del tempo dovevano allontanare la peste, perché la peste, no, si diffondeva per via olfattiva, diciamo così. Per cui il medico aveva una funzione di andare lì, visitare la persona e dire: no, guarda, tu non sopravviverai, oppure sì, tu sopravviverai, quindi tu che non sopravviverai sul carretto verso il lazzaretto, tu invece che insomma hai qualche chance, non sei appestato, puoi rimanere qui tranquillamente. Bene, quindi il ruolo del medico era quello di sostanzialmente identificare chi era sano da chi era malato, e non fare molto di più, perché in merito alla peste non si poteva fare molto. 1900, peste ovviamente debellata. Sono un medico, non so se la peste è curata o curabile o è stata semplicemente debellata con metodi sanitari, però il medico ha assunto un'altra funzione nel 1900, funzione di colui che ti visita, ti dà una cura, la cura poi dovrebbe comunque funzionare, e ti, questa cura ti salva potenzialmente la vita. 2000, o comunque, insomma, c'è la chirurgia, il medico lavora con degli strumenti, per cui alla fine ti salva la vita, possibilmente. 2020, diciamo, poniamoci ora nel decennio che ci apprestiamo a vivere fra un po', il medico
per esempio il chirurgo, ormai si è arrivata alla chirurgia tecnologica, per così dire, dove le macchine aiutano il chirurgo, quindi il chirurgo deve conoscere essenzialmente molto bene il corpo umano, deve avere una certa manualità con le macchine, e le macchine, bene o male, eseguiranno un lavoro al posto delle mani imprecise del chirurgo. Bene, togliete il chirurgo, mettete il pilota. Il pilota del 1903 era fratello di un altro pilota che su una spiaggia si mettono a bordo di una cosa fatta di tela e legno e grazie al forte vento frontale e a tanta buona fortuna e tanta abilità anche, fanno volare un arcrocco fatto con pezzi di ricambio, di biciclette e cose varie, segnando di fatto l'inizio di un'epoca in cui le macchine volanti si andranno sempre più affermando. Nel 1950 il pilota era colui che ti doveva portare, anzi nel 1940, 30, 40, era colui che ti doveva pilotare l'aereo al fine di abbattere quante più persone possibili, quindi doveva avere un volo preciso, più accurato possibile, più sfuggente possibile, per bombardare, ora abbattere, ora insomma, minare morte e distruzione. Nel 1960 il pilota doveva pilotare l'aereo facendo affidamento su quelle poche radioassistenze che c'erano, seguendo quei pochi indicatori che c'erano, per lo più stick rudder, quindi vai con la cloche, la pedaliera, la manetta e si vola. Nel 2000 il pilota deve rispettare delle checklist che conducono l'aereo in sicurezza, deve sapere e conoscere molto bene i sistemi di un aereo che è diventato una macchina complessissima. Che l'altissimo livello di tecnologia presente all'interno fa sì che l'aereo diventi un mezzo sicuro, nella misura in cui il sistema che fa carico di sopperire agli errori potenziali dei piloti. Cosa significa? Io non credo che nei prossimi 100 anni ci saranno aerei che si pilotano da soli, non lo credo, perché molti mi vengono a dire: ma guarda, io c'ho il drone della DJI Phantom, questo metti il pilota automatico, questo va, vola, fa la ripresa, poi atterra, perché non può un aereo? Beh, io di solito a questa domanda rispondo: ma tu ci saliresti su un aereo col pilota automatico del DJI Phantom? E alcuni mi dicono stupidamente sì, altri mi dicono, molti altri mi dicono, beh, effettivamente no, perché una volta personalmente ho assistito a un incidente di un drone dove il GPS non aveva fatto un fix come si doveva e non so di preciso che cosa era successo all'elettronica del drone, sta di fatto che era incappato in un bug e il drone si era rovinosamente schiantato al suolo. Quindi personalmente, se lo chiedessero a me, io direi no, manco morto ci metterei i piedi su un aereo automatico. Scusate, pilotato da quel pilota automatico. Scusate se interrompo, Pasquale. Qualcuno di voi mi conferma se si vede il video su Facebook, che qualcuno dice che non si vede la diretta. Controllo mi sembra, subito. Mi sembra strano perché sto trasmettendo in diretta alla grande, cioè c'ho il contatore qua. Scusate, scusami. Quindi, Pasquale. No, ci mancherebbe. Quindi la domanda che tu poni è, cioè, ha delle radici più basilari, cioè semmai sistemi automatici non vanno a sostituirsi al pilota, attenzione, perché questa idea è un'idea un po' sballata, soprattutto molto spesso si dice i piloti, che fanno oggi i piloti? Stanno là, controllano che il pilota automatico non si sganci. Sì, certo, certamente, infatti tutti gli esami che si fanno normalmente per diventare piloti professionisti, per la TPL, vertono, secondo queste persone, su una mera conoscenza dei colori dei LED e di, insomma, di come si premono i pulsanti. In realtà non è così. Il punto è un po' diverso. L'automatismo non lo dovete immaginare come l'automatismo della macchina che va a superare un handicap, per cui delle persone che non sanno fare la manovra di parcheggio si trovano con queste macchine dove tu fai ok, parcheggiami la macchina gira lo sterzo e si mette in parcheggio. Semmai il punto è che quella persona la patente non la doveva manco prendere, perché una persona patentata deve saper fare le manovre, perché è suo dovere saper fare quello e guidare in sicurezza e tutto il resto. Per quanto riguarda il pilotaggio, questi automatismi servono, uno, per la sicurezza, cosa essenziale. Quindi servono non per sostituire il pilota, ma per aggiungergli funzionalità che diversamente non avrebbe. Come fa un pilota, una persona, i piloti non sono supereroi, togliamoci questa idea, lo sono stati in passato probabilmente, ma adesso non lo sono più.
E non lo sono più, non è, oh madonna, volevo nascere negli anni 60, manco morto, cioè personalmente manco morto volevo nascere negli anni 60 e fare pilota negli anni 60, perché negli anni 60 non era l'evento estremamente improbabile l'incidente aereo, no, l'incidente aereo era all'ordine del mese, della settimana, e non si volava così tanto, Quindi mai, cioè personalmente, avrei detto di no, cioè immaginate oggi di mettervi su un missile per lo spazio, è la stessa cosa. Fanno un lancio ogni 3 anni con equipaggio umano e comunque capita l'incidente. Quindi un incidente tipo l'ultimo, per fare l'esempio, il Columbia, no? Stiamo parlando del 2003, se non mi ricordo male. Poi se ne sono fatti in altre, con equipaggio umano, intendo, un altro centinaio, quindi uno ogni 100, siete pazzi. Personalmente non sopravviverei una settimana. La sicurezza. Una persona che non è un supereroe può concentrare la sua attenzione solo su pochi parametri per volta, un'attenzione focalizzata. E laddove comunque, questo ve lo posso garantire perché mi è successo personalmente tempo fa, laddove ci sia un problema, la tua attenzione di umano focalizza solo sulla spia, l'indicatore, su quello che non sta funzionando, dimenticando di tutto il resto della situazione che sta andando più a rotoli della spia stessa. Per cui, al massimo, il sistema ti aiuta, il sistema di sicurezza ti aiuta nel tuo limite di persona a fare qualcosa che, insomma, ti salvi nella situazione. Sì. Quale? Guarda, mi ha appena scritto Stefano che sta accendendo il portatile perché il PC fisso non gli funzionano le casse, quindi pochi secondi arriva. Va bene, va benissimo. Quindi, no, la risposta è no, non si rischia di... la sicurezza, semmai si rischia di aumentarla, se si può chiamare rischio, perché la persona, cioè bisogna togliersi dalla testa questa idea che il pilota è un supereroe, che il professionista è un supereroe. Tante di queste idee ci portano molto spesso, questo ve lo dico come a dire al dottore che ha fatto di tutto per salvare la persona, ma lei non ha fatto niente, mia moglie, mia madre, mia sorella, mio fratello, mio padre è morto perché lei è un incompetente, allora vai con l'esposto. No, le persone non sono supereroi. E la nostra attenzione può essere focalizzata dei campi in maniera molto ristretta. Cioè adesso, se io vi dicessi di scrivere una sequenza di numeri, anche numeri che voi macinate quotidianamente, tipo la tabellina del 7, ecco, di scrivere la tabellina del 7 e contemporaneamente pensare di moltiplicare 2 a tutti i numeri che scrivete, io penso che fareste una difficoltà notevole, certamente non sareste belli fluidi come nello scrivere la tabellina del 7. Questo perché la nostra attenzione, il nostro intelletto, il nostro cervello è limitato e quindi le macchine ci aiutano. Per cui è stupido, molto sciocco e sinceramente preoccupante sentire anche colleghi, diciamo, persone che volano quotidianamente, eccetera, sentire dire, insomma, che le macchine ci stanno rubando il lavoro. No, assolutamente. Come un contadino l'aratro non gli sta rubando il lavoro, lo sta rendendo più semplice, probabilmente. Sì, gli aerei. Non pensiate che siano diversi dai trattori, sono solo estremamente più tecnologici. E sicuramente allungano la vita dei piloti e anche dei passeggeri. Quindi, tra l'altro, ecco, poi ve leggo qui Gianmarco Rocco scrive: bisogna anche contare il fattore umano. Esatto, cosa esatta io del fattore umano? Sto producendo un video molto lungo, molto noioso, no? Non interessi a molti, però lo voglio fare perché alla fine ci sono tematiche da dire in merito al fattore umano. Il fattore umano è importantissimo. Una persona arrogante, un pilota arrogante, e ne conosco, pensate che in condizioni di emergenza, se non avesse un automatismo a semplificargli la vita, ammetterebbe di aver portato lui l'aereo nell'errore? E voi direte, vabbè, che ce ne facciamo? Cioè, alla fine, chi se ne importa se l'ha portato lui o no? E invece sì, perché per uscire da una situazione schifosa serve la consapevolezza di essere in una situazione schifosa. E le persone arroganti, questa è la consapevolezza, ce l'hanno. Penso che ciascuno di noi abbia un amico arrogante,
pilota pensa di sapere tutto lui. Quando sbaglia è la persona più pericolosa da avere a fianco, soprattutto se la vostra vita dipende dalle sue mani, perché quella persona non ammetterà mai che è stato lui a sbagliare e quindi è lui che deve uscire dalla situazione. Auspicatevi sempre di avere qualche sistema di sicurezza quando state vicino alle persone arroganti. Poi ne parleremo comunque. Perfetto. Allora, Pasquale, una domanda te la faccio io. Quanto incidono i ritmi imposti da una compagnia sull'errore umano? Tanto, tanto. La stanchezza gioca un brutto scherzo. Allora, se qualcuno di voi ha mai provato la sensazione di addormentarsi al volante? No, spero nessuno di... Purtroppo io diverse volte. Ok, bene, pensate che questa narcosi quasi, questa sensazione di sonno che sconfina qualsiasi cosa, è molto, molto più accentuata quando si vola, soprattutto quando si vola di notte. È qualcosa che può essere pericolosissimo, ma veramente, perché voi direte, vabbè, ma c'è l'autopilota, c'è il collega, c'è tutto. Sì, certo, c'è tutto, ma l'aereo, se è certificato per due piloti, possibilmente deve volare con due piloti che danno tutta la loro attenzione. E può sembrare anche questa una sciocchezza, perché nel quotidiano non si vive facilmente, questo ve lo dico per esperienza diretta, ma può sembrare una cosa assurda, ma vi posso garantire che la stanchezza che si prova, cioè la perdita di consapevolezza di quello che ti sta succedendo attorno, che si prova in volo, è estremamente più amplificata di quella che si prova quotidianamente o alla guida di un mezzo più semplice, tra virgolette, che magari si muove solo su due, su piano, quindi si muove solo sulla strada. Non solo, non gioca soltanto la stanchezza, ma gioca anche il livello di stress. Ma io sto bene con me stesso. Sono felice della mia vita, sto bene in famiglia, mi è successo qualcosa, sto in pensiero per qualcuno. Queste cose giocano estremamente a sfavore dell'attenzione, della soglia di attenzione di una persona, di un pilota. Sì, quindi i turni decisamente sì. Ecco perché è onere e interesse delle compagnie aeree garantire ai propri piloti dei turni adeguati in modo tale che siano perlomeno riposati. Poi se il pilota è un pirla, passatemi il termine, per cui ha i turni come si deve, ma magari fa alle 3 di notte e poi alle 5 deve prendere servizio, beh, che vi devo dire? Esatto. Fortunatamente non succede facilmente, ecco, se questo vi può alleviare da qualche preoccupazione. Ok. Allora, abbiamo Pio99 che ci chiede, l'azione di dare manetta l'azione di dare manetta corrisponde a livello fisico a un afflusso maggiore del carburante nei motori? Sì, se è un motore a turbina, sì. Se è un motore a pistoni, beh, sì, anche, certamente sì. L'azione di dare manetta nei motori a turbina moderni non corrisponde direttamente ad aprire, diciamo, la valvola del cherosene, se vogliamo dirla così, quanto più propriamente a segnalare a delle centraline che sono le ECC, FADEC, insomma ci sono una serie di nomi che identificano i vari sistemi che controllano il motore. L'azione di portare avanti la manetta comanda a queste centraline di aumentare possibilmente nei limiti e nei tempi probabilmente dal motore il regime di rotazione. Il regime di rotazione determina poi la spinta, quindi più velocemente il motore gira, potremmo dire, più spinge, ecco. Quindi non è un controllo diretto oggigiorno, cioè se io do manetta non è detto che il motore salga alla velocità con cui do manetta, se io do tutta manetta non è detto che lui porti al massimo del motore possibile dal costruttore. C'è una centralina che fa salire i parametri adeguatamente, perché ci sono dei rischi enormi sulle turbine, possono scaturire dal fatto che per esempio apro il gas di colpo, quindi apro virtualmente con gli iniettori tutto il carburante possibile, insomma dentro le camere di combustione dei motori. Quindi sì, sotto certi aspetti il comando della manetta fisicamente corrisponde a un maggior afflusso di carburante, ma non è diretta la cosa, non nei motori moderni.
Altre domande? Qua non riportano più niente. Ah, una scarrellata di domande oggi. Beh, io intanto, perdonatemi se sono stato prolisso sulla questione degli automatismi. Avrete capito che una delle mie... degli aspetti che preferisco, di cui preferisco parlare del volo, è proprio l'aspetto umano. In generale nella vita mi è sempre incuriosito proprio il comportamento delle persone, soprattutto il comportamento sociale delle persone. Poi anche quello che si vede nel volo, che dà la possibilità di anche entrare in contatto con persone molto diverse. È un aspetto molto interessante. Molti ritengono la materia di human factor o human performance molto noiosa. In realtà è una delle materie più importanti, secondo me. Bene, qualcuno ha qualche domanda? Sembra di capire di no. No. Ok, eccolo, sta entrando. Ok, quindi tutto collima con l'ingresso di Stefano, per cui così è giusto. Esatto. Ragazzi, scusa per il ritardo, ma purtroppo non gli funzionavano più le casse al PC, ha dovuto accendere il portatile e quindi rimettere là. Infatti io appena ridato il server dal PC e sta entrando. Ah, okay. Ok, ecco qua, una domanda, è sorta una domanda. Bene. Andrea Cole ci chiede, cos'è la Climb Power, esiste su Airbus o anche su Boeing? Su Airbus. Comunque, allora. Beh, può rispondere anche Stefano, visto che sta per entrare. Sì, ok, perfetto. Vabbè, la Climb Power esiste per tutti gli aerei, innanzitutto, siano Airbus o Boeing. Vi rispondo rapidamente nella maniera più utile possibile. Diciamo che quando noi decolliamo andiamo ad imprimere uno sforzo notevole sul motore, perché comunque lo portiamo molto vicino al massimo consentito dal costruttore per poter far funzionare il motore, per cui possibilmente, a parte la salita iniziale che comunque dura pochi secondi, praticamente nell'ordine del minuto singolo, noi abbiamo la corsa di decollo che dura qualche decina di secondi e poi abbiamo la salita iniziale che dura, insomma, in tutto, da quando diamo tutto motore a quando abbiamo la prima riduzione passa più o meno un minuto e mezzo, due minuti, va. E perché esiste la potenza di salita? Perché chiaramente non possiamo tenere il motore alla massima performance per lungo tempo. Immaginate una salita, porta via un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, dipende dall'aereo, da quanto è carico, da quanto deve salire. Quindi che cosa succede? L'FMS, il Flight Management System, calcola una spinta adeguata, insomma, che danneggi esageratamente il motore, che comunque ha dei cicli di manutenzione, poi dopo un po' devi manutenerlo perché i cuscinetti si consumano e tutta una serie di altre cose, per cui più veloce gira più si consuma, quindi ricostano un accidente. Le compagnie non hanno nessun interesse a fare manutenzione motori, se non, cioè, o meglio, non a fare manutenzione motori, a farla più spesso di quanto devono. Quindi la potenza di salita serve perché nella salita iniziale serve prendere quota il prima possibile, ovviamente in vista di un ipotetico engine failure oppure ostacoli semplicemente, no? E nella salita ormai gli ostacoli sono lontani, in caso di engine failure comunque avremmo ratio sufficiente per allontanarci dal terreno, per cui comunque riduciamo la potenza perché non è necessaria tutta quella potenza, non avrebbe senso. Consumiamo uno sproposito, anche quello non è interesse della compagnia, consumare uno sproposito, no? E niente, quindi sostanzialmente la Climb Power sì, c'è, Boeing c'è sicuramente anche su Airbus, anzi, certo di questo. È un parametro di riduzione della potenza, rispetto alla potenza di decollo, generalmente si viaggia su tra il 90 e il 96% della potenza del regime di rotazione ottimale del motore, della ventola del motore più ovviamente, e niente, viene calcolata dall'FMS o da adeguate tabelle su aerei più antichi, e quindi l'FMS, impostati i vari parametri, suggerirà una potenza di salita, me la indicherà come una percentuale della, ripeto, potenza della velocità ottimale di rotazione del motore
e il 100%, il famoso 100% di N1, migliorerà un valore più ridotto, generalmente in base alla temperatura, al peso. Abbiamo Mike V che ci chiede, a proposito di climb power, il mese scorso ero a bordo di una 320 e pochi secondi dopo lo stacco entrambi i motori si sono fermati, poi hanno ripreso subito. Non penso sia normale. Cosa può essere stato? Beh, una riduzione dei motori lieve può essere causa di, cioè, può essere voluta anche, non è da escludere. Ricordate che, diciamo prima, appunto dei piloti, eccetera, può essere un errore di pilotaggio, ma più propriamente penso sia una riduzione non desiderata, cioè è troppo accentuata. Ora non ho presente in Airbus, so che c'è un sistema strano delle manette, non chiedete in merito perché tema che non conosco, però Sì, sostanzialmente magari poi la giriamo a Stefano sì, impegnativa, assolutamente. perché io ho girato il server 2 minuti fa, quindi in teoria dovrebbe entrare a secondi. Eccolo. Allora, sentite, Allora, io in merito alla riduzione. Ah, ecco Stefano. Ciao eccolo, ciao Stefano. Stefano, buonasera. Mi sentite? Ciao, buonasera. Ma non mangiarti il microfono? questo microfono a cavolo che ho trovato, mi sentite bene? Sì, un po' troppo Guarda, bene. Un po' vicino. Sei su diamogli subito il benvenuto, giragli subito la domanda, Simone, questa che hai fatto Stefano, adesso. ah ok, te la gira Simone. subito così proprio. Allora, hanno chiesto, Bombardato. a proposito di climb power, il mese scorso ero a bordo di una 320 e pochi secondi dopo lo stacco, entrambi i motori si sono fermati, poi hanno ripreso subito. Non penso sia normale, cosa può essere stato? Da dove era partito? Da quale aeroporto? Non lo so, non ha specificato, però ha scritto: si sono fermati, si sono proprio fermati. Si sentiva il motore dell'aria, cioè il rumore dell'aria, scusate. Il motore, sì, cioè. No, vabbè, non credo che si siano fermati, è chiaro, non è quello, è soltanto probabilmente la climb thrust reduction, c'era una flex probabilmente abbastanza alta, quindi come hanno, sono tornati, o meglio, scusami, la flex era abbastanza bassa, di conseguenza come sono tornati indietro su climb detent, ovviamente la spinta è stata ridotta abbastanza, quindi sembra che in realtà i motori perdono potenza, ma in realtà non è quello, dipende poi. Il fatto subito dopo il decollo, comunque abbastanza presto, fa pensare ad una procedura di abbattimento del rumore di tipo 1 che avviene subito a 1000 piedi, quindi potrebbe essere anche questo. Perfetto. Poi, ci hanno chiesto. Buonasera. Oh, comunque buonasera a tutti quanti, È un Ciao piacere Stefano, riverti con noi, Stefano. buonasera. Allora, ci hanno chiesto da cosa Guarda, dipende il nome ok, da. Simone, Scusatemi, dimmi. Simone, Sì, adesso è meglio, meglio che guarda, fanno loro due esa, esattamente. gira questo, no, gira magari quest'ultima cosa e poi sì, falli Sì, cominciare anche perché poi infatti, poi sennò. ragazzi, chiudiamo con le domande perché sennò, cioè, magari le riprendiamo poi alla fine. Allora, l'ultima domanda da Pietro Sportelli ci chiede da cosa dipende il nome dato da un ente di controllo ad un'aeromobile, cioè penso o la matricolazione o il callsign comunque. Beh, il call sign dipende dalla compagnia, Compagnia. non c'è altro. L'immatricolazione, quindi la registrazione, le marche dell'aereo dipendono anche lì dalla compagnia, da dove la compagnia ha l'AOC, quindi l'Airline Operator Certificate, e da dove è registrato, insomma, tutto qui. Ad esempio Ryan ce li ha su in Irlanda, di conseguenza Eco India. Ok, io allora guarda, io direi intanto con immenso piacere ringrazio ancora sia Stefano che Pasquale per questa opportunità che stanno dando a tutti quanti e lascio direttamente la parola a loro per parlare quello che era l'argomento di questa sera e magari se qualcuno non capisce quello che stanno spiegando possono chiederlo tranquillamente. Eventuali domande che non riguardano questo argomento magari li lasciamo per l'ultimo se c'hanno qualche minuto. A voi ragazzi, grazie. Grazie a voi. Allora, Stefano si è introdotto adesso, faccio un rapido riepilogo per lui, non so se Sì, poi ha tranquillo, seguito vai. tutto il resto. Qualche tempo fa, non ricordo quanto, ma 2-3
più di un mese fa sicuramente, abbiamo parlato in una live del genere delle macchine di condizionamento presenti sugli aeromobili e di tutto il sistema di pressurizzazione. Entrando abbastanza nello specifico, io chiaramente ho potuto spiegare quella che era la parte più generale, diciamo, di come funzionano le macchine proprio in senso stretto, quindi parlare un po' di termodinamica e di tutto il resto, e nello specifico poi anche di quello che sono alcune componenti dell'impianto di condizionamento e di pressurizzazione del 737. L'idea, chiaramente molto ben accetta, era quella di fare una comparazione fra i sistemi presenti su Boeing e quelli presenti su Airbus, per cui, diciamo, stasera, anche consci, poi magari chi non ha potuto seguire il mese scorso, penso trovi la replica sul canale, quindi magari può integrare quello che diremo anche sì, esatto, successivamente. Poi le repliche sia sui nostri canali YouTube che sulla pagina Facebook, sia della VIG che della Hydratacy Control. Quindi consentimi, Stefano, ecco qui, di introdurre questa molto rapidamente, così poi parliamo di... Sì, sì, ma ci mancherebbe mai. Quindi, suggerivo il fatto che chiaramente il condizionamento a bordo degli aerei è un requisito essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali a bordo dell'aereo. Quindi la pressurizzazione in primo luogo è essenziale, perché chiaramente noi siamo esseri viventi abituati a pressioni d'ossigeno, chiaramente come le troviamo vicino al terreno o poco più in alto, e quindi anche l'ambiente all'interno dell'aereo deve essere pressurizzato a pressioni paragonabili a quelle della terra, certamente non quelle dell'ambiente esterno durante un volo di linea. E secondo, anche per il comfort dei passeggeri, quindi il condizionamento di quest'aria. Chiaramente noi possiamo pressurizzare un aereo con l'aria tale, insomma, tale come esce dai compressori, però avremmo una temperatura elevatissima in cabina, per cui direbbe comunque la vita e nemmeno il comfort. Per cui l'idea era quella, appunto, di comparare i due sistemi. Io, da quello che ho potuto capire, una delle differenze sostanziali riguarda il modo in cui l'aria viene condizionata a bordo di Airbus e a bordo di Boeing, perché sono due approcci un po' differenti da quello che almeno ho potuto vedere. Ora chiedo a te conferma. Io del condizionamento alla Boeing ho parlato diffusamente nel video, magari poi nella live che troveranno in replica, per cui ora più che altro parlare in maniera abbastanza approfondita, tecnica, tra virgolette, di come avviene il condizionamento. Cioè, se su Airbus, per esempio, abbiamo un cycle machine, sicuramente sì, però so che ci sono delle differenze. Per esempio, ti faccio io una richiesta da cui potremmo iniziare a parlare. Ho notato raramente su Boeing la fuoriuscita della famosa condensa dall'impianto di condizionamento del 737 a terra, ovviamente a terra. Quanto l'ho notata molto 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 più spesso in Airbus. Sai perché? Io ho una mezza risposta, me la son data, però non conoscendo i sistemi di Airbus non so se è corretta, insomma. Guarda, i componenti alla fine sia su Airbus che Boeing sono quelli. Il sistema che fa la parte di condizionamento e pressurizzazione sono estremamente legati tra di loro, non c'è l'uno senza l'altro. Il fatto della condensa in cabina è semplicemente, come sai bene, la fisica e condizioni di pressione e temperatura che si vengono a formare. È lo stesso principio per il quale hai la famosa nebbia quando l'aereo decola e la vedi davanti all'intake dei motori. Il principio è praticamente lo stesso, niente di particolare. Lì dipende da quanto effettivamente è caldo e da quanto e poi l'equipaggio decide di usare l'APU e quanti pacchi utilizzare, perché normalmente a terra se ne dovrebbe utilizzare uno solo, perché è più che sufficiente per mantenere il condizionamento. Se però le condizioni di temperatura sono a terra molto, molto particolari, come può essere una isola in Grecia durante il periodo estivo o sud Italia, insomma condizioni in cui avevi 35-38 gradi di temperatura esterna e una certa umidità, ovviamente è chiaro che per il comfort dei passeggeri, perché no, comunque è possibile utilizzare tutti e due i pacchi. Certo, ci sarà più rumore a terra, però si lascia correre, insomma. Questa è una sostanziale differenza, per esempio, perché ora
chiaramente questa è una cosa che non ho detto, o meglio, penso di averla detta nell'altro video, però ognuna di queste procedure è soggetta chiaramente alle SOP, alle standard operation delle singole compagnie, per cui ogni singola compagnia poi opera magari lo stesso aereo in modalità lievemente differenti. Qui è logico che Sì, esatto. quello che magari posso dire io per una determinata compagnia o Stefano per un'altra determinata compagnia può non essere vero per altre. Insomma, questo poi è una regola basilare, però magari non è così scontata come sembra. E, per quello che almeno per quello che conosco personalmente, invece su Boeing, almeno su 737, perché noi alla fine stiamo comparando, correggimi se sbaglio, comunque il 73 è con l'Airbus, la 320 Family, giusto? Sì, esatto, il 320 Family dal 319-320 ci sono leggerissime differenze sul 321 e anche sul 318. Ad esempio la Park Flow Control Valve che c'è sull'overhead, che può essere messa su low o ovviamente su high. Lì dipende, e anche lì possono essere SOP di compagnia. Ad esempio, sul 321 c'è in maniera diciamo standard quasi Airbus. Poi ripeto, ogni compagnia. Il discorso è questo: allora, l'OMB se c'è vuol dire che ci sono delle differenze rispetto allo standard Airbus. Perché se non l'OMB, l'Operational Manual Bravo, la compagnia non ce l'ha, vuol dire che fa tutto standard Airbus. Quindi possono esserci delle differenze. Il fatto di metterlo su low o su normal, su high, quello che richiede, ad esempio, un numero di riferimento è 130 passeggeri. Non è che stai tagliando l'aria, è semplicemente che tagli la portata finale che arriva, perché non c'è motivo. Il fatto qual è? Il consumo di carburante alla fine, tutto qua, perché anche a terra con l'IPU acceso. Le prestazioni dei vari componenti, il pre-cooler, e così via, portano alla fine ad un consumo di carburante. Certo, alla fine le compagnie devono essere anche cioè devono fare operazioni in maniera economicamente vantaggiosa. Ecco, una differenza che notavo è che appunto questa dei PAX, per chi non molto rapidamente, PAC è un acronimo, sta per Pressurization Air Conditioning Kit, e quindi è un dispositivo, un insieme di dispositivi generalmente che si fanno carico di repressurizzazione e condizionamento, che, come ha detto giustamente Stefano, sono due cose che vanno strettamente connesse, e dovete immaginarle come delle macchine, scusatemi, semplificando oltremodo, però sono delle macchine. Penso ce ne siano due, come su Boeing, anche su Airbus ce ne sono due, ovviamente sempre 737 con 320 Family. Per quanto riguarda Boeing, invece, a terra, almeno ripeto, nella stragrande maggioranza dei casi, almeno che io conosca, questi PAC, queste macchine di condizionamento e pressurizzazione, sono impostate entrambe su auto, quindi sono entrambe in funzione contemporaneamente. E c'è la possibilità anche che vadano su high, stazione di funzionamento Sì. più spinta, ecco, diciamo, Sì, più condizionamento. assolutamente. Però su auto generalmente si autoregolano e l'auto poi ha una sua logica di funzionamento, che ha a che vedere anche con alcune valvole, alcuni altri dispositivi. Ecco, questo l'abbiamo diffusamente trattato in User quella designated live, poi primary magari se channel. qualcuno interessa può recuperarla. Come mai, ecco, si parlava del rumore esterno dell'aereo, ecco, perché questa è una cosa abbastanza curiosa, penso che sia interessante anche per chi da passeggero, chiaramente questo rumore lo ascolta e come. Sì, assolutamente, sono soltanto le varie componenti in funzione. Tieni conto che, ripeto, alla fine il ciclo di funzionamento è uguale, lo stesso identico tra Airbus e Boeing. È un po' come l'avionica, alla fine, i componenti sono sempre quelli, alla fine, non è che cambiano. Ci sono ovviamente delle macchine all'interno che devono scambiare calore. Abbiamo comunque all'interno un compressore e una turbina all'interno dell'air cycle machine, come l'avevi detto, se non sbaglio anche tu quella volta.
sulla lezione. I componenti sono quelli, il rumore è dato da questo, non è dato da nient'altro, il funzionamento meccanico delle parti. Ecco, un'osservazione importante secondo me da fare, perché sfugge alcune volte, ma è un banalissimo principio di fisica, è chiaramente che per compiere un lavoro da qualche parte l'energia la dobbiamo prendere, quindi anche queste macchine consumano energia che è sostanzialmente data dal carburante, quindi anche qui rientra un po' il discorso del carburante che si dice. Ecco, entriamo più nello specifico. Per quanto riguarda, questa era una cosa di cui abbiamo iniziato a parlare, poi mi è dispiaciuto dover interrompere. Per quanto riguarda le prestazioni al decollo e per quanto riguarda lo spillamento, quindi le bleed air varie dai motori su 73 e su Airbus, tu mi dicevi che è procedura andare su off con i pack durante i decolli. Sì, ripeto, anche lì company standard, company SOP. Noi andiamo con i pack off. Airbus prevede il funzionamento anche con i pack on. Nell'electronic flyback è possibile, quando si fanno le take off performance, utilizzare i pacchi, e lui automaticamente ti ridarà poi dei valori di flex e di prestazioni per quanto riguarda proprio il climb gradient a quel punto. Per il decollo noi andiamo in pack off come tante altre compagnie, per un semplice fatto di prestazioni. È uno scambio diciamo di per un minuto e mezzo, che la temperatura sale di 2 gradi o scende, diciamo anche l'inverno scende magari di un paio di gradi, il comfort dei passeggeri non è un problema a quel punto, è un fatto di prestazioni. I pacchi vengono poi riaccesi uno dopo 10 secondi dall'altro quando si ripassa sull'Airbus a thrust climb. Questo perché ovviamente, essendo la thrust rate fissa su quel valore ben preciso dato dalla flex, in base a quello che ci serve per il decollo, dato dalla lunghezza della pista, temperatura esterna, un settaggio di flap e quant'altro, andare a riaccendere i pacchi immediatamente dopo appena l'aereo è in volo, prima ancora di abbassare la spinta, non crea altro che un sovraccarico sui motori. In che termini? Un aumento delle GT, perché la spinta non può cambiare, la spinta è fissa data dalla flex. Quindi, per avere quella domanda ulteriore di estrazione d'aria dal bleed, non c'è altro modo che aumentare le GT. Ecco. Osservazione importante questa, perché per esempio su Boeing e sempre con l'SOP eccetera, per esempio invece si decolla a pacchi su auto, c'è l'aria condizionata condizionata, quindi lavorata, trattata dalle varie macchine, anche durante tutta la corsa di decollo, tutta la accelerazione e la salita, e tranne in alcuni casi. Il caso più ovviamente evidente è quando si lavora in pista corta, perché chiaramente questo spillamento di aria dalle valvole, dalla bleed air, determina, oltre a un aumento delle GT, chiaramente va a sollecitare maggiormente le parti, però penso che per Boeing a livello progettuale chiaramente sia stato già previsto questo, anche e soprattutto una diminuzione di spinta, perché quest'aria compressa noi la andiamo a togliere dai compressori, togliendola dai compressori alle camere di combustione arriva meno aria, arrivando meno aria noi possiamo mescolare meno carburante, quindi avremo un rendimento complessivo della macchina turbina, insomma della macchina turbocompressore, decisamente inferiore. Sì. Ecco, questa è una sostanziale differenza, rimarcabile anche questa cosa che dicevi, della spinta che tu vai ad impostare. Doni, totale, doni il push to torque. Sì, ma in modo tale che mi sa che Doni ha dimenticato il push to torque. Cioè, è lui che non si vuole prendere la colpa perché è stato praticamente provocato da Palma, e dice lui che cosa c'entra, perché racconti che io ti ho fatto il danno, capito? Però in realtà è lui che gli dava corda a Palma. Cioè, scusa, ma stai pur tu, cazzo?
Quindi sì. Quindi vabbè, il bello della diretta, no? Quindi noi abbiamo questo aumento delle GT, una diminuzione di spinta, però penso chiaramente che in Boeing sia a livello progettuale già stato incluso, introdotto, insomma è previsto, come devo dire, chiaramente in Airbus anche, per cui si richiede una differenza di utilizzo di questi sistemi. Però ovviamente, come giustamente detto da Stefano, la diminuzione o l'aumento di temperatura eventualmente, secondo me, è nell'ordine del decimo di grado, perché alla fine quei due minuti, ecco, non cambiano il comfort dei passeggeri. Sì, esatto, è in un minuto e mezzo che può essere il decollo, nel senso nel momento in cui si arriva autorizzati all'allineamento in pista e si fa la below the line, e il pilot monitoring va su con le mani e stacca i due pacchi, da lì essere autorizzati al decollo, andare su, il decollo in sé, portare su il carrello, l'aereo raggiunge la thrust climb reduction, i pacchi iniziano a riessere accesi, il primo, poi dopo 10 secondi il numero 2, sarà passato un minuto e mezzo, più o meno. Domanda per me, diciamo, ecco, se chiaramente pongo questa situazione a conoscenza di tutti, se su Boeing lasci i pacchi su off e sali, prima o poi ti parte l'allarme della pressurizzazione, perché chiaramente qualcosa succederà ovviamente all'interno dell'aereo. Come vedo questa procedura essere fatta ovviamente ad ogni decollo, penso entri nella memoria anche un po' meccanica di quelle che sono le procedure al di là della checklist, però eventualmente doveste dimenticare i pacchi su off, avendo voi l'ECAM, vi viene notificato, diciamo, decisamente prima di arrivare ai fatti, dici, a piedi, il fatto che i pacchi siano su off? Cioè, semplicemente il fatto che i pacchi siano su off. Cioè, l'avete evidente a display o non è così evidente? Allora, il monitor dei sistemi e dell'overhead e lo scan dell'overhead fa parte ovviamente del good airmanship da pilota. Però, giustamente, abbiamo un sistemone che si chiama ICA, perché no? Sì, assolutamente. Dopo 40 secondi, se non ricordo male, da FCOM, parte l'ICAM, il single chime in amber, quindi è un master caution, non è un master warning ovviamente, e che ci avvisa appunto il pacco non in funzione. È chiaro che subito dopo il decollo il pacco non in funzione, si va su con la testa e si vede che c'è la luce off bianca sul pacco, il pilot monitoring se l'è dimenticata. Questo perché può succedere, cosa che si fa? La thrust climb, quella è difficile mancarlo, perché una volta che la manetta è stata riportata, il pilot flying, leggendo gli FMA, thrust climb, il pilot monitoring accende il primo. Però può coincidere con il momento del cambio di frequenza. Il monitoring alla radio cambia la frequenza, chiama il nuovo ente e si dimentica. Esatto, pensavo proprio a quello. Esattamente, si dimentica di andare su con la mano e di mettere il 2. È successo, non, a livello di safety non impatta assolutamente, non è assolutamente un problema. Il sistema ti ricorda che il pacco non è stato acceso, o comunque non è nella modalità che è prevista per quella fase di volo. L'Airbus funziona un po' così, nel senso ha le fasi di volo e in base a quelle lui ragiona. Ok, altra domanda. Mi è capitato di ascoltare, però chiaramente come tutti i ricci ha verificato, quindi chi fare, no? Da fermo, diciamo aereo fermo, pone questa ipotesi, niente APU, non abbiamo l'APU, abbiamo con la ground power, ma non con la ground air, quindi l'aereo è semplicemente su alimentato elettricamente, non ha pneumatico, ecco, agganciato, non c'è la possibilità di generare aria, non avete gasper per esempio, oppure non avete aria condizionata in senso stretto, quindi una macchina dell'aria condizionata che non sfrutti il principio di compressione, decompressione, ricompressione, eccetera. Confermi questo? Sì, esattamente. Se l'APU non è l'APU fornisce elettricità e la parte pneumatica con l'utilizzo dell'aria condizionata. Se non c'è l'APU,
non possiamo estrarre aria compressa e non possiamo, non c'è elettricità, quindi o dobbiamo avere la external power o altrimenti non se ne fa nulla. A volte può succedere che è disponibile solo la parte elettrica dell'APU e la bleed, quindi la parte d'aria compressa non è, è in op, è inoperativa, e a quel punto anche lì bisognerà utilizzare cross bleed. Si può volare in questo, cioè in queste condizioni. Dico Sì, le con. macchine, sì, sono MEL, Minimum Equipment List. Ah, Una ok. volta che l'equipaggio va in crew room, controlla lo stato tecnico del velivolo. Purtroppo è la cosa più noiosa che ti possa capitare, soprattutto d'estate, avere l'APU in operativa. Eh sì, lo immagino. Posso farvi una domanda che è una mia semplice curiosità? Ma chiaramente ad eccezione del cockpit e della zona dove sono i passeggeri, quali sono le altre zone cargo pressurizzate, scusate, le altre zone dell'aereo che sono pressurizzate, ad esempio il settore cargo, tutti, soltanto una parte, come funzionano tra i Tutto due l'aereo è diverse tipologie? pressurizzato. Tutto quanto quindi, ho capito. Semmai la domanda giusta è dove è condizionato? Sì, esatto, dove è condizionato. Ok. Le parti non pressurizzate, le uniche, sono le zone dei carrelli e il radome, che è davanti dove c'è il radar meteo, che ce l'abbiamo praticamente dopo i piedi. E E quelle non è sono pressurizzato. anche la coda. Sì, Almeno 7.3 dietro il bulkhead non ha confermo. più pressurizzazione. Scusami, Sì, anche su quelle scusate sono. l'ignoranza, che differenza c'è tra pressurizzato e condizionato? Pressurizzato vuol dire che la pressione interna di quella cavità, diciamo, può essere No, la gallery. Pasquale, scusami se ti interrompo, non essendo comunque italiano, essendo alcune parole mi No, no, sfuggono. ma scherzi, no, siamo qui Sì. chiaramente per questo. Allora, pressurizzato vuol dire che all'interno delle cavità dell'aereo noi abbiamo una pressione positiva rispetto all'esterno, quindi c'è più pressione all'interno, quindi abbiamo una pressione simile a quella che avremmo, diciamo, non proprio a livello del mare, però un po' più su. Condizionato vuol dire che è riscaldato sostanzialmente, quindi che non si raffredda. Per via chiaramente la temperatura esterna dell'aereo che cerca di raffreddare anche l'interno. Pressurizzato vuol dire che c'è la pressione compatibile con la vita. Condizionato vuol dire che c'è la temperatura compatibile con la vita. Sono due cose un po' diverse. Sì. Vanno a braccetto, ma sono diverse. Ecco, quindi Stefano, giustamente, i vani carrelli, i vani del carrello non sono pressurizzati, il radome dove c'è il radar meteo, quindi la parte frontale del muso, è pressurizzato, la fin. Quindi in qualche film quando abbiamo visto quello che va giù nel carrello, No, decisamente decisamente non è assolutamente una cosa no. No, no, fattibile. no. A basse Assolutamente. quote forse sì, però Sì, dovresti volare no, no. talmente basso. Vabbè, ti farò poi la citazione del film che quando lo vedi anch'io mi sono messo a ridere, insomma, questo come fa a stare così a 30.000 piedi nel vano carrello senza pressurizzazione? Va bene, vabbè, a E posto. senza condizionamento, E senza soprattutto. condizionamento soprattutto, bravo. Ok, quindi le zone sono più o meno uguali tra Boeing e Airbus, tra pressurizzato e condizionato, allora? Credo di sì. Sì, assolutamente. Estive possono essere, sono sicuramente pressurizzate, possono essere Sì. condizionate. Sì, su richiesta della compagnia o appunto anche lì. Tipo, questo è un fatto proprio solo di, per fare un esempio, ecco, è un fatto proprio dell'Airbus. Sul Boeing non succede, almeno da quello che mi dicono alcuni amici che sono sul 73. La zona della pedaliera sul 320 diventa abbastanza fredda, soprattutto d'inverno. E no, scherzi, davvero, c'è una differenza di temperatura che è molto molto elevata e rimangono i piedi molto freddi. Infatti d'inverno chi vola Airbus lo sa, questa è un'altra delle cose, questo è tipo autogol, un'altra delle cose che può dire Airbus, però Autogol, vabbè. autogol. Ci si rimedia con due o tre paia di calze, robe di questo genere, insomma, si fa. No, dipende appunto Della dalle compagnia. condizioni. Dipende, sì, ma sai cosa costa? Allora c'è il foot warmer, praticamente è tra le
Al lato dei PFD ci sono ovviamente gli strumenti per fare il dim degli schermi, e in basso poi c'è lì, alcuni ce l'hanno lì, altri ce l'hanno sull'overhead, dipende, perché altre volte può essere il traffic selector, ci sono varie opzioni, insomma, come un po' per la macchina. E si può accendere per avere quella zona riscaldata, soprattutto durante l'inverno, quando le temperature esterne arrivano, quindi la SAT, static air temperature, quindi la temperatura effettiva fuori, senza considerare l'attrito del velivolo a quella velocità, e quindi verrebbe una TAT, sarebbe la totale, le temperature esterne sono molto 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 basse, si arriva spesso al limite del flight envelope della macchina, infatti si deve tenere d'occhio durante la fase di crociera, la temperatura è molto importante, e purtroppo anche in quella zona lì dove poi gli spill d'aria non arrivano, perché di fatto sul 320 ci sono in alto, di lato e leggermente in basso, ma vicino il sedile, non arriva fin giù alla pedaliera, in quella zona lì la differenza di temperatura è tale da dover tirare i piedi un po' indietro. è bello da sapere questo. No, comunque sì, la domanda che stavo facendo era per capire, perché immagino succeda, film a parte, immagino succeda di dover trasportare ad esempio animali in zona, nella stiva di un aereo, via dicendo. In quel caso come funziona quindi con il condizionamento? Per controllare la temperatura e l'eventuale ossigeno per un animale da trasportare in stiva? In quel caso la stiva deve essere condizionata, oltre che pressurizzata, lo è già. Sì, esatto, deve essere disponibile per il trasporto di animali, ovviamente. E lì, ancora una volta, sembra un po' una cosa così, però in realtà dipende sempre dalla compagnia, dagli optional che ha inserito e deciso di prendere per la macchina che ha acquistato. Per questo non avevo il dubbio. Sì, esattamente. Non molti ce l'hanno, ecco. Non molti hanno la stiva con la temperature regulation. E che poi sono quelle, d'altronde è facile anche identificarle, sono quelle che consentono meno di portare animali a bordo. Cioè ci sono compagnie che dicono no, noi non siamo, perché no, non hanno proprio il requisito da aereo, di macchina, insomma. Sì, esattamente. Sì. Ci sono delle restrizioni, al di là di portare gli animali in stiva, alcuni possono essere portati direttamente in cabina, ci sono ovviamente dei casi particolari, come possono essere animali domestici o animali che hanno uno scopo ben preciso, pensiamo ad esempio a non vedenti o comunque a chi ha un problema che lo incapacita, come può essere un udente, non vedente, roba di questo genere, è capitato varie volte. Sono buonissimi, sono animali fantastici. In realtà uno pensa magari in un ambiente del genere, che è tra virgolette ostile, in realtà se ci pensiamo lo è anche per noi, star su a 10.000 metri con la pressurizzazione, quindi comunque avere un 6.500-7.000 piedi di aria, come se fossimo appunto a quella quota, con vibrazioni, suoni, un'aria che è forzata, non è l'aria ovviamente che respiriamo all'aria aperta, è già di per sé una situazione abbastanza particolare. Metterci un animale, per quanto addestrato, non si sa mai come possono, esatto, come possono reagire. Io, ok, perfetto, grazie. Dovete scusare, ma io vi sarà brevissimo. Purtroppo avevo questo limite orario, stato per le 10. No, ma tranquillo, ci mancherebbe, anzi abbiamo potuto rispondere, anzi se Simone, sì, Simone è tornato, Simone, ci sono altre domande in merito al... Io vi lascio comunque nelle buone mani di Stefano, non so lui se è limitato a livello di orario, o comunque... No. Beh, magari giusto anche per andarsi a riposare, perché appunto era appena arrivato a casa quando ho dovuto scappare qui da noi, e per questo lo ringraziamo ancora. No, fa molto piacere a me. Io vi chiedo gentilmente scusa per un po' il ritardo e il problema. Purtroppo sono da tutt'altra parte al momento, quindi tranquillo. Ho dovuto un attimo riorganizzarmi con computer e altro.
Tranquillo, tranquillo, tanto abbiamo sicuramente poi modo, quando ricoincideranno i tempi, di ripetere altre serate come queste e portare avanti il discorso sicuramente. Da parte mia c'è totale disponibilità. Lo sappiamo, infatti per questo ti siamo internamente creati, e come ti ho detto prima, tra di noi sei ricercato come una bella donna, stavamo aspettando tutti i confini. Ormai tu e Pasquale siete considerati dei D qua, quindi aspettano solo voi. Simone e Toni ci sono domande dal sì. YouTube, da Facebook? Allora, vai, da YouTube proviamo questi 2 minuti, così poi ci sono 3 domande in sospeso. Vai. Allora, uno è cos'è lo stato del compressore dei motori turbofan? Ok, allora io farei una proposta. Leggiamo le domande, io poi vi devo purtroppo salutare, per cui se c'è una comparazione rimango ben volentieri, se no vi lascio nelle ottime mani di Stefano. Yes. Dovete scusare. No, tranquillo Pasquale, ci sono, Simone, domande di comparazione? No. Ok, allora signori, okay. Scusatemi, io vi saluto, approfitto adesso così non interrompo ulteriormente la live, perdonatemi immensamente se mi allontano prima della chiusura. Comunque vi ringrazio come sempre per l'attenzione, ringrazio Stefano per questo, che spero sia primo di altri interventi così interessanti. E ringrazio tutti voi, anche i ragazzi di VIG che ci ospitano, grazie, piacere mio. No, per noi è un onore. Pasquale, poi ti mando solo un messaggio dopo, un SMS, e ti certo, nel certo. Momento, ok, okay, perdonatemi ancora. Grazie, buona grazie serata. Ancora, Pasquale. Grazie a voi, buona serata. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, Pasquale, ciao Stefano. Ciao. Vai, se allora fai le domande a... Poi gira quelle domande a Stefano, Simone, visto che c'ha questa disponibilità ancora, gli dobbiamo fare 4 minuti, così insomma poi lasciamo riposare anche a lui che è appena tornato a casa. Sì, certo. Allora, abbiamo 3 domande in sospeso da prima. Allora, una è quello che ho detto prima, quindi cos'è lo stallo del compressore dei motori nei motori turbofan? Ok. Vuoi fare tutte le domande o ti rispondo così, come vuoi? Come volete voi, mi dite voi. Una risposta e botta è quello che ti ho appena dato. Lo stallo del compressore è una cosa un po' particolare. Allora, è il... Durante la fase di... può succedere in qualunque situazione, diciamo la verità, il momento più critico dove c'è possibilità che possa succedere in percentuale maggiore è, secondo me, il decollo, per tutta una serie di motivi, ovvero la rapidità di accelerazione della ventola, quindi del compressore di bassa, e la messa in rotazione di tutte le componenti con... Un passaggio da una velocità piuttosto bassa di rotazione a una velocità piuttosto alta. In fase di crociera più o meno la spinta rimane invariata, quindi la rotazione, la velocità di rotazione è simile. Inoltre l'aereo a quella quota ha già una velocità abbastanza elevata. L'altra cosa è ovviamente la direzione del vento e come questa interagisce con l'ingresso nel motore, quindi nell'intake. In maniera molto, molto semplice, senza tirar fuori grosse cose, perché sono cose un po' particolari che tirano fuori aerodinamica, combustione e quant'altro. È semplicemente, pensate alle palette di quello che è di fatto, le palette dei motori come ad un'ala. Il loro scopo è non soltanto quello del compressore, della turbina, quindi della compressione, espansione, accelerazione e così via, ma è quello di generare un flusso d'aria. Se questo flusso d'aria, ovviamente, se una di queste palette o più stallano, nel vero senso della parola, il flusso d'aria viene interrotto, addirittura viene fatto rigirare al contrario. Di conseguenza c'è quello che poi arriva, quello che magari forse avete visto anche in qualche immagine online del search, quindi vedete la fiammata uscire al contrario dall'intake. No, la fiammata non c'è in generale, è semplicemente il fatto della combustione, il cambio di direzione del flusso dato dallo stallo delle palette. Questo può avvenire prima o dopo, non c'è dentro della camera di combustione, non c'è un punto esatto. Qui è un po' una cosa accademica, c'è chi la pensa in un modo, nel senso che può essere soltanto in un certo punto del motore. In realtà non è così definito.
Ok, perfetto. Poi abbiamo un'altra domanda da Antonino Arena che ci chiede: da quali fattori dipendono le classificazioni ICAO degli aeroporti? Le classificazioni ICAO nel senso del perché cosa? Per il fire rescue o cose di questo genere? Credo il codice ICAO non ha specificato altro. Credo, eh. Ah, ok, la classificazione ICAO nel senso di, ad esempio, ogni aeroporto ha un suo livello di classificazione perché in base ai servizi che ha e che mette a disposizione degli aerei e delle compagnie, uno tra tanti ovviamente è il servizio del fire rescue. In base alla disponibilità di mezzi, all'orario in cui è disponibile, se è un H24 soltanto su preavviso o in base a queste cose, l'aeroporto ha una sua classificazione. Il fire rescue può, e qui ripeto, dipende dalle esigenze della compagnia, può essere abbassato, nel senso che momentaneamente c'è un problema sull'aeroporto perché c'è già un'emergenza in corso, di conseguenza alcuni mezzi sono già stati utilizzati, faccio l'esempio appunto del fire rescue, di conseguenza quella categoria viene abbassata momentaneamente. Cosa succede in caso di un'altra emergenza, una seconda emergenza? Lì dipende dal manuale della compagnia qual è il minimo che è accettabile dal comandante per poter atterrare in emergenza su quell'aeroporto. Anche se la categoria dovesse arrivare a zero, se quella è l'unica opzione, è chiaro che non è che stiamo lì a aspettare, si atterra comunque. Per quanto riguarda invece la classificazione degli ICAO come proprio gli identificativi dell'aeroporto, ad esempio Malpensa, Alimedia, Mike Charlie e così via, è semplicemente il modo in cui sono stati regolamentati e fatti a suo tempo. Il Lima, se non sbaglio, era quello per l'Europa del Sud, sembra strano, ma è un termine che c'è, ed è così che è classificato. Poi Italia, la India, la Mike, perché è sotto competenza del settore di controllo di Milano e così via. Poi il fatto di Charlie o dell'ultima lettera, a volte, ad esempio Fiumicino, di Rimini, Remo, Fox, o tra F per Fiumicino, sì, in alcuni casi corrisponde o è intuibile, in altri rimane semplicemente così. Non so se era questo quello che intendeva magari il ragazzo, ecco. Probabile. Ok, poi ci hanno Prima che chiesto. leggi l'altra Vai. domanda, volevo fargliene io una a Stefano. Team. Qual è l'ente, che immagino ci sia un ente che certifica questo, che decide quali aerei possono atterrare in quel determinato aeroporto? In che senso, scusami, quale ente decide Faccio quali un aerei esempio. possono atterrare in un Cioè, determinato aeroporto? allora, sì, diciamo, degli aeroporti hanno degli aerei che possono atterrare, che comunque sono strutturalmente idonei a riceverli, ed altri aerei no, magari perché sono troppo grandi, perché la pista è troppo corta, via dicendo. Chi è che stabilisce questi criteri? Allora, se c'è una sorta di un discorso abbastanza ampio, comunque le compagnie hanno un loro livello di classificazione, sono sottoposte a dei controlli, ovviamente. Ci possono essere, ad esempio, delle compagnie che sono su una blacklist e quindi non sono autorizzate ad entrare in determinati spazi aerei, come lo spazio aereo europeo, non possono atterrare. Lì anche ci sono poi delle diversità, possono esserci magari delle emergenze in corso, ma anche lì si prendono certe misure. Il Certo. fatto di determinare, ok, magari facciamo conto, un 380 che non può atterrare a Malpensa per vari motivi, c'è un'emergenza in corso, c'è maltempo, l'aeroporto è chiuso, dov'è che va? È un aereo abbastanza particolare, uno perché è grande, quindi deve avere a disposizione un certo tipo di perimetro attorno all'aereo fisicamente per poter Esatto, questo ne non ho andare a preso più questo sbattere. proprio. Ecco, ok, perfetto. È chiaro che la disponibilità di un aeroporto alternato specifica per quella classe di velivolo è già affrontata a livello di planning, quindi prima che l'aereo vada in volo c'è comunque assicurato uno o due alternati in base alle condizioni meteorologiche che sono in grado di poter ospitare quel velivolo, soprattutto se è in caso di un 380 che è a quel punto
un super heavy praticamente, è un super di fatto quando chiamano, mettono il call sign super. Quindi è già affrontato. È chiaro che se le opzioni anche lì si riducono, non è possibile andare da qualche altra parte, prima o poi bisognerà scendere, perché non è che possono finire il carburante perché non c'è l'aeroporto, è chiaro. Il problema purtroppo qual è a quel punto? La disponibilità di un'area di sosta per il velivolo lì, il problema del carburante non si pone più di tanto, perché alla fine è quello. L'altro fatto è il tag, ovvero il trattorino che lo spinge. Perché anche lì, essendo una macchina particolare, ha bisogno di un tag che è specifico per quella macchina. È una cosa un po'... deve essere ovviamente più potente, in grado di poter tenere il carrello anteriore del 380 e così via. Questa più o meno è. La decisione alla fine è a livello di planning e ricade poi sui piloti. La TC in sé non può di fatto chiudere e dire no, tu non puoi atterrare perché non sei una... Certo, è chiaro. Nessuno andrebbe a atterrare con un 380 a, non lo so, un aeroporto piccolino che ha una pista comunque o comunque delle infrastrutture che non possono accoglierlo. Tanto il problema del 380 è proprio quello, è un fatto di infrastrutture. La pista in sé non è che deve essere eccessivamente lunga, almeno per l'atterraggio, perché in realtà il 380 con le ali a sbalzo che ha... ha delle velocità di atterraggio sono molto simili a quelle di un 320, non cambia molto, quindi la lunghezza della pista per l'atterraggio, ripeto, non è un fattore estremamente determinante, è più che altro il dopo. Non ho capito. È il dopo, il decollo, dici? Sì, in quel caso, se è chiaro, sono dovuto atterrare su un aeroporto che non è proprio adatto, il decollo verrà effettuato con un minimo di carburante per poter andare nell'aeroporto che era quello di destinazione. E non è che ritorneranno alla base, quindi l'aereo verrà fatto un ferry flight molto probabilmente su quella che era la vera destinazione. Ok, perfetto, grazie. Vai Simone, qual era un'altra domanda? Allora, l'altra domanda, allora, te la dico subito. Allora, c'è Marco Adorno che ci chiede: sono venuto a sapere dell'esistenza della licenza MPL, ovvero Multi-Pilot License, cosa sarebbe? Oh, domandona. Premesso che io sono a favore, è un'ottima possibilità, ha i pro e i contro. Come qualsiasi cosa nella vita, nel senso che è quello che al momento le compagnie stanno ricercando ed è quello che sembra essere il nuovo modo di addestrare. Detto questo, volare con chi fanno un'esperienza leggermente minore per quanto riguarda proprio l'addestramento al volo. Allora, le due licenze che si possono prendere sono o il CPL o l'MPL. La TPL in sé arriva dopo le 1500 ore sfrizzando, perché in realtà il CPL che si prende è una TPL frozen. L'MPL è legato alla compagnia aerea, cioè mentre un ragazzo che fa il programma classico a TPL Frozen, quindi esce con un CPL, IR, multi-engine, con l'MCC e il JOC, e ha la possibilità di applicare a tutte le compagnie aeree che vuole, premesso che quelle ovviamente stiano assumendo e assumano persone con con low hours praticamente, quindi con un numero di ore molto limitato che si aggira intorno alle 200. Lo può fare, cioè può applicare a chi dove vuole. L'MPL invece funziona in questo modo. Voi fate la selezione per una compagnia, presso una scuola di volo che ha questo rapporto con la compagnia, e dopodiché farete la selezione direttamente con la compagnia, quindi saranno due colloqui alla fine, uno con la scuola e uno direttamente con la compagnia. Se voi passate tutti quanti, entrerete in questo programma che alla fine del percorso di addestramento vi mette direttamente sul sedile di destra dell'aereo. Può essere un 320, può essere un 73, un Dash 8 e così via. Siete legati alla compagnia per
indicativamente, quello che si vede adesso nell'industria è 2 anni con un contratto che appunto cerca con 750 ore l'anno di arrivare in 2 anni appunto alle 1.500. A quel punto potrete sfrizzare e potrete continuare il rapporto di lavoro con la compagnia, come ci si augura, o altrimenti trovare magari qualche altra opportunità o qualche altra compagnia che magari vi interessa di più. Però non sei vincolato. No, non sei vincolato, il contratto è quello. Poi possono esserci anche delle offerte particolari, nel senso che ci possono essere delle compagnie che fanno un bond, ovvero il type rating è pagato in parte, il resto è finanziato dalla compagnia, però resti in quella compagnia per magari 5 anni. E comunque, oppure ti può essere scalato una parte per volta. Questo è quello che può succedere. La differenza sostanziale nel cambiamento nel passare all'MPL, quindi alla Multi Crew Pilot License, è che voi ovviamente siete autorizzati, non avrete il SEP, quindi il Single Engine Piston, per poter andare, a meno che non lo facciate voi, per poter andare a volare magari su un Cessna, su un Piper, farvi un giro la domenica. Chi lo fa? Forse ne conosco uno o due su centinaia, perché già fare questo lavoro è abbastanza impegnativo come tempo che richiede, tempo a disposizione, quindi ce ne sono veramente pochi che poi oltre a farlo di professione vanno anche a volare privatamente per volare, che ripeto, come dico sempre, è la natura più vera. E, sì, bello, d'accordo, 38.000 piedi, andiamo di qua, andiamo di là, però è il lavoro. Volare è un po' un'altra cosa, come dico sempre. È basato molto è competency based, ovvero si vanno a sviluppare non tanto le competenze tecniche, che possono essere comunque riprese più volte durante il corso d'addestramento, ma a sviluppare e a assicurarsi che si abbiano quelle competenze professionali, personali ed interpersonali richieste a un ragazzo che entra nel mondo dell'aviazione. Le ore di volo effettive di flight time con un programma EPL si aggirano intorno alle 90 circa, a confronto più o meno quelle su un Frozen ATPL sono 180-170 all'incirca. Il tutto, una volta finita la parte del single engine su un EPL, si passa direttamente al simulatore e si fa un esamone finale grande che include l'abilitazione sulla macchina, quindi il type rating, e l'abilitazione IR ed MPL ovviamente per soddisfare i criteri di emissione della licenza a livello di aviazione civile nazionale. In questo caso, come qualcuno avrà visto, questi programmi sono spesso con compagnie inglesi, quindi emessi da UKCAA le licenze. E questa è la grossissima differenza, ecco. Cioè si vanno a dare delle competenze, a sviluppare quelle competenze per poi avere un set completo per poter affrontare qualsiasi di problema che ci si può presentare, perché è una cosa un po' particolare, nel senso che se io faccio l'addestramento specifico per ad esempio la V1 cut, quindi l'engine failure after takeoff, a V1 si spegnono i due motori, comunque dobbiamo andare in volo. Io posso addestrare quello scenario e lo saprò fare benissimo, però se non addestro le capacità, quindi vado alla radice di quello che c'è dietro per poter affrontare un'emergenza del genere, quindi la gestione del carico di lavoro, la leadership, la gestione dell'equipaggio, la gestione, l'interazione con l'altra persona, le capacità di volo manuali, le capacità di volo con l'utilizzo del pilota automatico, le conoscenze, applicazione di procedure specifiche. Se io vado ad addestrare tutta questa serie di capacità, ce ne sono 9 in particolare per quello che fa riferimento alla mia compagnia, posso sicuramente affrontare un'infinità di scenari piuttosto che andare a dire ok, oggi addestriamo questo, oggi facciamo magari la engine failure in volo, oggi facciamo la engine failure a terra, oggi facciamo la engine failure in atterraggio.
è qualcosa di un po' più ampio, ecco, sta cambiando un po' il concetto e il modo di affrontare l'addestramento. Scusami Stefano, ma quindi mi stai cercando di dire che la ATP, la PPL, cioè stanno assumendo piloti che non hanno la ATP, la PPL? Allora, il PPL è la Pilot License, sì. E non permette volo a livello commerciale. L'MPL, quindi il Multi Crew Pilot License, passa per un addestramento basico che è molto simile a quello dell'MPL, ma dopodiché tutto il resto viene fatto al simulatore per sviluppare le capacità di CRM, prima su un simulatore statico, poi sul dinamico e poi sul dinamico specifico della compagnia, quindi può essere un 737, un 320 e così via. E a quel punto si fa l'esame finale con il cosiddetto passaggio macchina, però no, i PPL non possono essere assunti, ecco, non possono essere considerati. No, per, no, ci mancherebbe altro, però uno non può iniziare dalle MPL, giusto? L'MPL lo puoi fare, che io ricordo quando a suo tempo, perché l'MPL è ancora abbastanza giovane, credo che comunque il primo vero corso MPL fu nel 2006. Allora, il concetto in sé partì nel fine degli anni 80, fu un comandante della Lufthansa a tirar fuori una roba del genere. Rimasto fino al 2006 un po' così, per aria. Nel 2006 partì il primo vero corso MPL, se non ricordo male, con la Flybe, quindi sul Dash 8, il Q400. E da allora è stato più volte ripreso da tante altre compagnie. È una licenza attaccata alla compagnia. Ecco, tutto qua. Ok, quindi cioè, ce ne sono veramente pochi, diciamo di accademie da affrontare l'MPL per poi, diciamo... L'MPL, essendo legato alla compagnia, ci deve essere il rapporto di fiducia tra la compagnia e la scuola, quindi non è che io posso andare in una scuola. Se una scuola vi dice noi offriamo anche l'MPL, c'è un attimo da pensarci, perché l'MPL non può essere fornito come addestramento, come se fosse il Frozen ATPL, perché è una licenza attaccata alla compagnia, quindi se non ho la compagnia dietro io non posso prendere alcun MPL. Quindi ci sono soltanto alcune compagnie che lo stanno facendo in questo momento. Una, qualcuno forse come ha tirato fuori la domanda, ha anche già visto, una è abbastanza nota, va bene. E non so chi sia, scusami, forse me la sono persa. C'è una compagnia che lo sta facendo in questo momento e ha aperto da poco e si fida, diciamo, di due o tre scuole dove va ad affrontare questo discorso, quindi di selezione dei ragazzi per fare l'MPL. Però possono essere Easy, possono essere Flybe. Ryan ci aveva pensato, se non ricordo male, un po' di tempo fa, però non credo che abbiano optato comunque per il Frozen ATPL, ecco. Stefano, visto, cioè, dall'alto della tua esperienza e conoscenza in questo settore, no? Tanti ragazzi ci chiedono, come lo chiedono a Pasquale, visto, ripeto, appunto, la tua conoscenza e esperienza, giriamo la domanda magari anche a te, se vuoi rispondere, e se puoi rispondere chiaramente. Di tanti ragazzi che si approcciano al settore aeronautico, vorrebbero iniziare questo tipo di carriera nella vita, chiedono sempre da dove poter cominciare, se fare un istituto tecnico, se fare una scuola privata, se fare un percorso militare. Tu cosa consigli per chi vuole entrare in questo mondo, diventare un domani un pilota? Allora, la scuola in sé non è assolutamente rilevante. Io proprio non mi sento di dare un'indicazione, perché fai quello, fai quell'altro. Quello che dico io lascio molto alla decisionalità e alla maturità anche della persona. Quindi fate quello che vi piace. Volete fare lo scientifico, fate lo scientifico, volete fare lo scientifico tecnologico, fate quello, il classico, volete fare un istituto tecnico, volete fare gli industriali, volete fare un istituto alberghiero, volete fare fate quello che vi piace, non abbiate, lo dico tranquillamente, timore
della validità delle qualifiche che vengono ottenute o sulla diciamo maggiore visibilità che può dare un diploma ottenuto in un istituto piuttosto che in un liceo o così via. Per affrontare il discorso del diventare pilota è necessario avere un titolo di studio di scuola superiore, quello ovviamente il mio, quindi qualunque esso sia, non c'è problema. Le capacità, che poi molto spesso vengono viene fuori come domanda per quanto riguarda la matematica, la fisica, sono robe molto di base, lo dico tranquillamente. Le quattro operazioni, ecco, non c'è nulla di, non c'è roba di fisica, meccanica, matematica, come può essere analisi, fisica 1 a livello universitario, è semplicemente manipolazioni di equazioni ed espressioni per poter ottenere un risultato, e sono di natura molto molto semplice. È la capacità livello... più veloce di esattamente, effettuarle. Esattamente. Esatto, okay, ho capito. Non il... è proprio l'operazione in sé da fare, non il cosa. La parte, non dico difficile, ma sicuramente più complessa, è la parte tecnica, quindi la comprensione dei vari sistemi o delle varie procedure che devono essere poi studiate sui libri a livello generale all'inizio, durante la TPL. È un corso che è molto... Non è difficile, ma è intenso, soprattutto sì, se fatto... Sì, me l'hanno detto in tanti, Stefano. Mi hanno detto è che così. La TPL è veramente tosta. Così me l'ho detto. È tosto, nel senso che è intenso, perché almeno così come l'abbiamo fatto noi, in 6 mesi abbiamo fatto 14 esami, o meglio, 14 esami ufficiali. Gli esami in sé sono stati circa una quarantina, tra esami interni, esami a metà percorso, esami a fine percorso e poi gli esami ufficiali, solo di teoria parlo. Il bello è, secondo me, viverlo e condividerlo con le altre persone, con i compagni di corso. È la cosa migliore, perché in realtà sono, come dicono in inglese, sono facts, cioè sono fatti. Devi sapere che quello funziona così, che quella è quella formula e basta. Di capire veramente alcune cose c'è poco, è semplicemente... Devi limitare a capire che è questo e così, non il perché sia così. In alcuni casi sì, c'è anche il perché ed è interessante approfondire, però lo dico come lo dicono tanti altri ragazzi che hanno affrontato questo discorso, il livello di studio che è richiesto è molto rapido, bisogna quindi stare al passo. Se si rimane purtroppo un po' indietro durante il percorso di studio della TPL, della parte di teoria, perché poi la parte pratica da volare lì... ci si diverte, lì è da godersela, ripeto, c'è da prepararsi, da fare alcune cose, perché anche lì c'è una parte mentale da dover affrontare. Il grosso scoglio è quello, la teoria, sono i 14 esami ufficiali EASA da dover andare a fare, e sono domande risposta multipla e hanno un tempo, e quella è la parte un po' più rognosa, ecco, da affrontare. Si fa, però, ecco, quello che consiglio è di trovare una scuola che faccia fare, che segua molto i ragazzi con dei test intermedi e dei test finali interni, cioè interni alla scuola, che spesso sono anche più complessi di quelli ufficiali. Perché? Perché se la scuola è soddisfatta che tu hai passato quegli esami, hai una buona possibilità di andarli a fare, sedere quegli esami e passarli. Quindi una scuola che segua il cadet, il ragazzo. È difficile, scusami se ti interrompo, Stefano, ma difficilmente seguono, cioè di quanti se ne sono, pensi che seguono tanti, capito? Cioè è un po' difficile seguire al cadet singolo. Almeno io la penso così. Allora, è come un po' l'istruttore in palestra, no? Sì, questo è vero. È chiaro che
Bisogna trovare, ecco, una scuola che abbia un ratio tra studenti e istruttore, perché la differenza principale che faccio sempre è quella che sono istruttori e non sono professori, non è l'università. È una cosa un po' diversa proprio a livello concettuale avere l'istruttore. Una scuola che abbia un ratio di 4-5 ragazzi per istruttore è un buon ratio, perché altrimenti cominciano ad essere troppi. Infatti le classi in molte delle scuole più rinomate a livello europeo, di fatto sono tre, sono classi di 20-22 ragazzi, non di più. No, pensavo di più. Io pensavo che un'aula di cadetti aeronautica superava tipo la cinquantina. No, no, perché altrimenti non, la qualità si abbassa davvero tanto. E non, ripeto, non è come l'università, a volte si va all'università il primo anno, in aula ci sono 150 persone, 200 persone, e il professore è uno. Eh sì, infatti. E poi ovviamente si perde il flusso della cosa, dici, no? Sì, assolutamente. Infatti poi le classi vengono ridotte già al secondo semestre per chi magari lascia, chi abbandona, altri motivi, cioè anche le persone, non è questo il problema. Però trovare una scuola che segua i ragazzi in maniera diretta e abbia poi magari alla fine un career service come hanno queste scuole più rinomate è la cosa migliore, nel senso che una volta finito il percorso queste scuole si adoperano nel migliore dei modi per poter poi canalizzare i ragazzi all'interno dell'industria, quindi per poter arrivare poi a fare le selezioni ed entrare in compagnia, cosa che molte scuole non hanno. Quindi comunque tu finora hai parlato sempre di scuole così, anche tu quindi sconsiglio, comunque non funziona più come una volta iniziare da un percorso militare per poi entrare nel civile? Ah sì, scusami, il discorso militare, scusami, io poi parlo, mi piace chiacchierare, cioè chiacchierare facile io. Allora, il discorso militare... È buono questa chiacchiera facile. No, cioè, se dovessi parlare, cioè, no, neanche domani mattina finiamo. Io posso dirlo, è vero. Allora, il discorso militare... È anche un piacere sentire parlare di queste cose, ripeto, tanti ci fanno domande e poi tante volte... Sì, assolutamente. Anche personalmente le fanno, ma non ho le competenze, la conoscenza per rispondere come le puoi avere tu, quindi preferisco non esprimermi. Quindi approfittiamo qualche minuto ancora di te. Sì, assolutamente. Le competenze che i ragazzi dovrebbero cercare di... ad un'età di magari tra i 18, e i 22-23, che più o meno è il grosso di quando iniziano un percorso del genere. Quindi per me è tardi. No, allora, allora ripeto, il percorso è aperto a tutti, non ci sono limiti di età. Fino a 43, però mi sa che per me è tardi comunque. Allora, il ragazzo più... quello insomma con l'età più alta che abbiamo visto ne aveva 41, aveva 20 anni di esperienza in un determinato settore, credo, nell'IT, ed è entrato in BA, British Airways. Ragazzi, scusatemi se vi interrompo, io devo scappare perché ho ancora un po' di robe da fare e domani devo svegliarmi presto, quindi vi ringrazio ancora tutti, e lascio tutto nelle mani di Alessandro, quindi Remo nel dubbio picchia lui, e ci sentiamo. Okay. Ciao, una buona serata a tutti. Ciao Simone, ciao. Buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a voi, ciao. User disconnected from your channel. Wow, 41 anni, certo che mi faccio allora veramente coraggio. Sì, ma assolutamente. Ecco, molti vengono tirati via dal fattore età. Non è assolutamente... ecco, questo è un discorso molto, molto particolare che forse è bene anche affrontare insieme a quello della parte militare. Il fatto di avere l'età, secondo me, è un qualcosa intanto, anche in più. Scusa un secondo, salutiamo Fabio. Sì. Che ha finito il corso stasera a fare appunto il PPL. Benvenuto Fabio. Pasquale purtroppo è dovuto andare via, ma abbiamo Stefano. Ciao, scusate, non volevo interrompervi, ciao a tutti. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Ciao.
Ok, vai Stefano, scusa. No, niente, ma ci mancherebbe. L'età può essere un fattore vincente, soprattutto se si ha alle spalle un percorso particolare di lavoro, di esperienza professionale, nel quale si sono maturate delle capacità, ripeto, personali e interpersonali che uno può rispendere all'interno dell'addestramento. Perché, ripeto, le compagnie oggi non sono tanto... per via della storia che si è vissuta in aviazione, quindi degli incidenti e quant'altro, dove il problema principale non è più come agli albori dell'aviazione, dove il problema era l'aereo, perché era costruito male, i materiali erano quelli che erano. Oggi il problema è il pilota. L'aereo è costruito bene, al di là di casi eccezionali, di casi che si contano veramente sulle dita di una mano, il problema in realtà sono i piloti, il modo in cui interagiscono, quindi lo human factor. Le capacità tecniche che poi possono essere riassunte nella parte della conoscenza del velivolo, conoscenza delle procedure, capacità di volo e quant'altro, quelle sono addestrabili sicuramente, però è un discorso proprio anche di psicologia, di personalità e di comportamento. La personalità della persona è quella e non può essere poi cambiata. Il comportamento, cioè come mi comporto io all'interno di uno specifico contesto, quello è variabile. E sicuramente aver maturato delle capacità in un ambito lavorativo che posso, come ho detto prima, rispendere, quindi il CRM, l'interazione tra le due persone, è sicuramente un fattore vincente alle selezioni. Ed è, infatti non è così raro vedere che proprio i ragazzi che fanno l'MPL, che quindi sono sottoposti a un colloquio di competenze, e non perché vuoi diventare pilota, perché ti piace fare il pilota o raccontami di te, vengono fatte delle domande un po' più particolari, come racconta una situazione in cui hai affrontato magari conflict management, o dove sei stato un leader, o dove magari come hai fatto parte di un progetto, di un gruppo di lavoro, e qual è stato il tuo modo di interagire, cosa hai fatto, qual è stato il fattore determinante nella riuscita e qual è stato appunto l'outcome, ovvero il risultato finale di quel progetto. È chiaro che ognuno, anche un ragazzo di 17-18 anni, può avere un'esperienza del genere, ma è particolarmente limitata a che cosa? A quello che ha vissuto fino allora, quindi ha limitato all'esperienza scolastica o all'esperienza di attività extrascolastiche che può fare nel pomeriggio o in altri ambienti. Quindi sicuramente in programmi del genere non è raro vedere persone che hanno comunque una certa età, un programma VPL con persone che hanno magari 30, 35, 40 anni. Sì, io infatti proprio per... Proprio per il discorso comportamentale è il primo in cui cerco sempre di far capire tutta questa situazione ai ragazzi che cominciano con la simulazione o che cominciano con le varie scuole. E come poi ti ho accennato una chiacchierata che abbiamo fatto noi, è il primo punto in cui cerchiamo di lavorare con questi ragazzi che approcciano al settore aeronautico, appunto il comportamento, che è una cosa appunto fondamentale. Assolutamente, assolutamente. Ripeto, le capacità tecniche possono essere addestrate, la personalità è quella, ed è quella che rimane. Posso modificare il comportamento, è un fatto proprio di human factor, di psicologia, e rientra nelle capacità personali, interpersonali, relazionali. La domanda, se vogliamo farci due risate, è quella: è in grado questa persona di star seduto dentro l'aereo per 11-12 ore accanto ad un comandante, volare l'aereo, mantenere un livello abbastanza elevato, tale appunto da non compromettere o da abbassare il CRM che c'è all'interno? User disconnected from your channel. CRM sta come? E Crew Resource Management. Crew Resource Management, ok. Ok, allora io direi che se non so se ci sono altre domande che vogliono fare. Io avrei una domanda presenti, se ci sono... Vai, certo, vai. Una domanda per Stefano. Allora, innanzitutto piacere di conoscerti. Hai mai, diciamo, sei mai stato partecipe in situazioni di urgenza / emergenza in un volo? Ciao. Allora, che io ricordo
qualcosa che ci è capitato di particolare? Allora no, emergenza in sé no. Urgenza poi dipende appunto da come si vuole risolvere, come si vuole vedere la situazione. Credo che forse la cosa più particolare che ci è capitata era decollo da Berlino d'inverno e siamo andati su in volo, decollati, abbiamo tirato sul carrello e ci è apparso l'ICAM, non ricordo adesso se era landing gear, le gear doors, quindi le porte del carrello non bloccate, o era uno degli uplock del sistema che tiene sul carrello che non era bloccato, e abbiamo dovuto fare il recycle del carrello più volte perché continua a comparire l'ICAM. La cosa era ovviamente di tenere giù il carrello bloccato e rientrare qualora non si fosse risolto, e ci sono voluti, se non ricordo male, 4-5 tentativi per poi riportarlo su e bloccarlo appunto e non avere ulteriori indicazioni da parte del velivolo. Poi abbiamo scoperto a Gatwick che uno dei due sensori che è presente nel carrello era in realtà sporco. Purtroppo basta così. Ce ne siamo resi conto perché, a parte la manutenzione che poi è venuta a controllare, però il fatto era dato che era un periodo invernale, c'era neve e c'era, insomma, sporco abbastanza sull'aeroporto, e probabilmente è lì che è successo. Grazie alla risposta. Stefano, avrei anch'io una domanda per te in merito alle scuole di volo. È conveniente magari frequentare delle scuole di volo americane o europee, oppure addirittura delle scuole di volo, per esempio, di alcune compagnie che tendono, insomma, a formare i piloti? Che naturalmente hanno un costo più elevato, cioè, diciamo, qual è la differenza, ecco, magari fra una scuola di volo normale, per esempio quelle che sono presenti in Italia, oppure quella scuola di formazione, per esempio, di una determinata compagnia? Allora, le scuole di volo delle compagnie che io sia a conoscenza al momento non è che c'è molto. Ci sono dei programmi, ecco, determinati da un rapporto di fiducia tra una compagnia e una scuola, per così dire. La scuola di volo all'Italia, ad esempio, quella che c'era tantissimi anni fa, non c'è più. Ci sono scuole di volo che hanno dei programmi fatti in collaborazione con una determinata compagnia. Andare in America può essere fatto. L'importante è che voi oggi, se decidete di fare questo passo, che è fantastico, otteniate una licenza EASA, ovvero una licenza europea. Adesso a marzo prossimo si vedrà, senza andare troppo nello specifico perché è roba un po' ancora che non si sa di fatto, però a marzo 2019 si saprà cosa succederà con l'Inghilterra, perché loro sicuramente escono, però se ci sarà l'accordo sulla parte aviazione rimarranno nelle EASA e allora non ci saranno problemi. Se escono da EASA, le loro licenze saranno valide solo in UK, quindi diventeranno diciamo, come viene detto in gergo, un terzo paese che emette licenze. Le licenze FAA, quindi le licenze americane, possono essere prese, però sono spendibili soltanto su aerei poi o compagnie che assumono per quelle licenze. In Europa non ci sono, perché tutti quanti assumono EASA. Il fatto di prendere licenze americane poi per poter lavorare in compagnie americane è un discorso anche particolare. Non è che ho la licenza americana e lavoro in compagnia americana, devo avere comunque i requisiti di cittadinanza, quindi i diritti per poter risiedere anche su quel determinato territorio. Se non ho almeno una carta verde, una compagnia americana non mi assumerà mai. Quindi è quello il discorso. Se si vogliono fare le licenze EASA in America, al momento che io sappia un paio di scuole ci sono, ma non sono particolarmente buone. Ho conosciuto una persona che adesso lavora nella stessa compagnia dove sono io, però era andato a informarsi e la cosa non è che era proprio delle migliori. In America ci sono delle ottime scuole FAA, però appunto sono scuole FAA, sono scuole americane.
In Europa le scuole sono quelle, sono due o tre i nomi, ecco. Non si scappa. Farlo in Italia, ripeto, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Il problema è che le altre scuole, indipendentemente se siano Italia, Francia, Germania, Olanda o quello che è, le altre scuole sono scuole che fanno la formazione per ottenere la licenza. Quindi, fatta la licenza, arrivederci e grazie. Queste due o tre scuole invece che sono più conosciute sono scuole che fanno la licenza per poter poi diventare pilota di linea, nel senso che hanno i contatti veri, diretti con le compagnie e le compagnie si fidano di loro. Capito, grazie mille. Io intanto stavo cercando di andare, perché io sto guidando e parlando qui sul TS del cellulare, cercando di andare a recuperare perché Simone è dovuto andare via, quindi se mi date intanto se qualcun altro ha qualcosa altro da chiedere a Stefano, io devo recuperare un po' di domande che stanno facendo sulla live su YouTube, perché devo passare da una pagina all'altra del telefono, quindi se mi date un minuto che vado a rileggere così te le giro. Io purtroppo so solo in quella di Facebook, Remo, scusami. Se vuoi le posso andare a leggere io. Sì, magari mi faresti una cortesia, perché io dal cellulare, avendo il push to talk, se passo da un'altra pagina non riesco a rispondere qua. Quindi se poi ci sono delle domande, dicevo Alessandro che ci sono delle domande sulla, appunto, la live di YouTube, ma Simone è dovuto andare via e non c'è nessuno che le sta leggendo. Se riesci a girarle, magari rubiamo ancora qualche minuto a Stefano se è disponibile, poi andiamo. Sì, qualche altro minuto non c'è problema. Non ho il tempo un attimo che le recupera, intanto rivedo se qualcun altro ha qualcosa da chiedere. Perdonate, ma la live su YouTube intendete quella che stanno trasmettendo sul canale Italia TC? Esatto. Ah, e non sembra che ci sono domande. No, non ci sono altre domande. Allora ho letto male Alessandra, allora niente, quindi se nessuno fa niente da chiedere, io Stefano ti ringrazio veramente per la pazienza, sei veramente gentilissimo come al solito. Direi di chiudere anche la diretta lì sulla pagina Facebook, certo. E ringraziare tutti chiaramente, l'attuale che è già andato, tutti i presenti qui e chi è già andato via, tutti i vari staff VIC sia del progetto sia della Virtual Line che delle TC, e chiaramente ripeto, la prossima presumibilmente la prossima settimana in base a quando loro sono disponibili. Fabio, dimmi. Fabio, dicevi? Non si sente. Bene, chiudo qui la live, ragazzi. Ok, perfetto. E allora niente, di nuovo io vi ringrazio tutti quanti per aver partecipato. Grazie ancora a Stefano, grazie a tutto lo staff che ha collaborato. Ci sentiamo alla prossima, d'accordo? Buonasera a tutti.